azzurro intorno a noi. A guardarti manca le parole, per quanto è grande il nostro amore per te. Sei un'emozione che altri non capiranno mai. Alziamo gli occhi al cielo e tu ci sei. Volerai così molto più in alto degli uomini e brillerai. Tu puoi come una stella che non muore mai, come un respiro solo che unisce tutti noi, perché l'altro per sempre ci sarà. Sempre esisterai. Il bandiere è un unico colore, il nostro cuore batte insieme a te. Sul petto un'aquila, onore e sudore, dal 1900 innamorati di te. Sei un'emozione che altri non capiranno mai. Alziamo gli occhi al cielo e tu ci sei. E volerai così molto più in alto degli uomini e brillerai. Tu puoi come una stella che non muore mai, come un respiro solo che unisce tutti noi, perché l'altro per sempre ci sarà. Per sempre esisterai e volerai così molto più in alto degli uomini e brillerai. Tu puoi come una stella che non muore mai, come un respiro solo che unisce tutti noi, perché l'altro per sempre ci sarà. Sempre esisterà. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera fratelli laziali, amici laziali, questa è la voce dei laziali, lunedì 7 settembre. Allora, eccoci nuovamente qua, in voce Massimiliano Ferraresi e Massimo Moreggi, buonasera Massimo a tutti. Buonasera, grande Max. Dai. Allora, pronti per una puntata scoppiettante, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico all'inizio, quindi qualche minuto di ritardo e siamo praticamente in diretta, lo possiamo dire, insomma stiamo facendo degli esperimenti oltre sul nostro canale YouTube anche su le nostre tre piattaforme Facebook, Twitter e Instagram. Allora, questa sera una puntata molto molto bella, puntata un lunedì da laziali che vedrà tra pochissimi minuti partiremo forti, vedrà un collegamento speciale, il collegamento con il presidente dei trionfi, come ci piace chiamarlo, il presentissimo Sergio Gragnotti. Quindi ve lo dico subito, veramente tra pochi minuti, ecco, tra poco lo andremo a chiamare. Puntatona anche questa sera, poi chiaramente avremo anche altri due amici, due ospiti, avremo Stefano Ghezzi di Sport Press 24 e a seguire Lorenzo Beccarisi di Città Celeste TV. Con loro chiaramente affronteremo un po' i temi caldi in questo momento del calciomercato, finalmente Murighi, Fares, diciamo sono stati chiusi. E quindi ecco, ci aspetta una bella puntata, no Max? Vero? Ci aspetta una puntatona, una puntata veramente da sogno, una puntata che ci vedrà protagonisti e che vedrà protagonisti voi che ci seguite. Esatto, io intanto
voglio, approfitto di questi pochi minuti per mandare un saluto veramente di cuore a tutti, siete veramente tanti. Adesso con tutte le piattaforme, quindi diventa un po' problematica la cosa, però mando veramente un abbraccio a tutti quanti. Mi preme sottolineare sempre, soprattutto i laziali che ci seguono, che non sono a Roma, ma soprattutto anche chi ci segue da altre regioni in Europa, addirittura poi nel mondo. Quindi intanto mando un saluto a un po' di amici, tra l'altro anche un saluto a Daniel Michela che ci sta seguendo, ma insomma ai laziali, per esempio, della comunità brasiliana che ci segue, soprattutto quella di San Paolo, i laziali, il grande gruppo che ringrazio, Sergio Tommasino, i laziali di Battipaglia che mi hanno omaggiato della loro maglietta, è per me, sono molto onorato di far parte di questo splendido gruppo di amici, i laziali a New York, insomma, i laziali sono i laziali, come ci piace definirli a noi. Quindi mando veramente un saluto, siete già tantissimi collegati, quindi buon Cristiano, The King, i laziali di Modena, bravo. I laziali Club Sicilia. Ecco, aiutami, i laziali Club Sicilia, veramente siete in tanti, rischio di saltarne qualcuno e poi dice a lui... No, a noi ci ha salutato, agli altri no. Agli altri no. Salutiamo e quindi, veramente tutti quanti, veramente, siete tantissimi. Esatto, siete veramente tanti. Allora, dicevo, puntatona importante, insomma, bisognerà affrontare anche un po' anche... alcuni temi, per esempio anche l'uscita di Acerbi, anche se lì poi quella ne parleremo molto anche con Stefano, perché secondo me lì Antinelli ha tirato una bella trappola, abbiamo saputo alcune cose, poi magari ne parliamo. Ce lo dirà lui. Speriamo che non mi si blocca la chat, perché vedo veramente che siete un'infinità questa sera, quindi grazie per seguire appunto quella che è la voce dei laziali. Allora Max, questa sera insomma Sergio Gragnotti è veramente un grande impegno per noi, è un orgoglio, insomma. Per noi è un impegno, un orgoglio, è veramente il top, diciamo, colui il quale ha permesso alla Lazio, a noi tifosi, di godere di tante vittorie, di tante situazioni. E lo stiamo chiamando, ragazzi, in diretta, è così. Vediamo un attimo il presidente, partiamo forte proprio con lui. Ok, benissimo. Vediamo un attimo, lo stiamo intanto chiamando. Pronto? Presidente Gragnotti, buonasera, grazie, sì, benvenuto alla voce dei laziali. Buonasera. Buonasera presidente, una grande emozione, i tanti amici, siamo collegati in tanti, è veramente una grande emozione, realizzo un mio sogno, quello di aver portato il presidente dei Trionfi alla voce dei laziali. Innanzitutto come sta? Bene, col Covid resistiamo, col COVID, anche se l'età è quella critica, allora, quindi... Ma lei... tra la campagna e Roma si sopravvive. Esatto. Ma lei, presidente, è molto forte. È un giovanotto, è un grande laziale, sì. Per cui l'abbiamo sempre conosciuta come il presidente, insomma, uno di quelli tosti. Quindi sappiamo che lei combatte ancora oggi. Quindi veramente è una gran bella cosa. Allora, presidente, non le voglio rubare tanto tempo, anche se poi. Come puoi immaginare, noi di tutta la redazione abbiamo formulato un po' una serie di domande, per noi è un onore, anche perché sappiamo benissimo che con lei chiaramente non basterebbero basterebbe un mese di diretta per dire. Anche perché sulla chat live praticamente i ringraziamenti si sprecano, presidente. È con me qua Massimo Morigi, Massimiliano Ferraresi. Poi noi a livello di redazione abbiamo preparato un po' di domande, quindi per ottimizzare il tempo ci abbiamo una decina di domande, però ecco, insomma, partiamo subito. Io le volevo subito chiedere, presidente, allora lei è nato il 9 gennaio e la prima domanda che le formulo è: come è diventato tifoso della Lazio? Beh, questa è una storia lunga, anche perché il vero tifoso era mio fratello Giovanni. E quel momento, quando ci fu l'opportunità di acquistare la Lazio, è lui che fece tutta la trattativa. Io lavoravo nell'industria, in tutto il mondo, stavo fuori, in Brasile, in America, eccetera. Lui portò avanti questa trattativa con i Calleri e fu
mi chiese se si poteva andare avanti, io gli dissi di sì, e quindi acquistammo la Lazio, che fu una grande sorpresa per tutti, perché in definitiva i Calleri volevano cedere, però fino a quel momento che era in partnership con Bucchi, il costruttore romano, e poi la trattativa fu brevissima e acquistammo la Lazio, portando avanti una campagna acquisti che fu in quel momento fenomenale, con Zoff allenatore, e furono fatti più di 20 nuovi acquisti, Winter e così via, insomma, fu veramente un'entrata abbastanza importante. Ricordo un'entrata trionfalistica, ricordo, insomma, io ho 53 anni, è stata una cosa bellissima seguire la sua Lazio. Ecco, visto che tra l'altro ha parlato appunto di acquisti, un'altra domanda era quella, l'acquisto più difficile proprio in termini di trattativa che lei ha dovuto sostenere? L'acquisto più difficile è stato quello di Boxic, perché praticamente era un investimento molto importante e quindi ci pensammo moltissimo. Poi c'era una resistenza anche dal presidente del Marsiglia, e la trattativa finì in mare praticamente, perché fu fatta in Sardegna sulla barca di Capì, e fu un acquisto veramente glorioso, perché io mi ricordo la prima partita che facemmo a Napoli, dove Boxic giocò la sua prima partita da Lazio, fu un trionfo, perché Lazio vinse 2-1 e Boxic in 10 fece lui tutta la partita, e fece saltare anche un dente al giocatore del Napoli, Ferrara, che era il back centrale del Napoli in quel momento, per la forza fisica di questo giocatore. Per me quello credo fu senz'altro uno dei più importanti e più articolati, perché andare a comprare un grande campione in quei momenti rappresentava un investimento importante ed anche una curiosità importante da parte del venditore, perché la Lazio in quel momento non era nessuno, non aveva vinto nulla, e quindi entravamo nel mondo internazionale del calcio, quindi c'era un po' anche di reticenza da parte delle altre società calcistiche. Lo ricordo bene, perché mi ricordo che poi alle 2 di notte all'allora Studio Sport annunciò l'acquisto di Boxic, e io felice come un bambino chiamai a quell'ora mio fratello e lo svegliai, dice: ma che sei matto a chiamarmi a quest'ora, mi fai prendi un colpo? E lo sfilammo al Milan, se non ricordo male, presidente, era il Milan, e me lo ricordo molto bene, è stata una bella cosa. Vai Max, per il presidente. Senta presidente, io volevo fare una domanda, un piccolo gioco con lei, diciamo, e se lei avesse avuto ai suoi tempi una macchina del tempo. Cioè proprio al momento in cui lei ha guidato la Lazio e avesse avuto questa macchina che le permetteva di viaggiare in un futuro fino ad arrivare ai giorni nostri, quale sarebbe stato il giocatore che le sarebbe piaciuto portare nella sua Lazio e quale quello della Lazio attuale magari avrebbe scelto per la sua Lazio? Io credo che tra tutti i giocatori che sono apparsi oggi nel Lazio di oggi, io credo che Immobile è il giocatore che per questa Lazio è il più importante, anche di Milinkovic. Quindi credo che siano i due giocatori che si potessero ben figurare nella Lazio di ieri. Questo un po'. Poi gli altri non credo che ci sono stati dei giocatori importanti di livello internazionale come quella Lazio, insomma, perché quella Lazio in tutti i suoi reparti credo era costruita con degli uomini di grande carattere, di grande determinazione, e poi li vediamo ancora oggi
il risultato del loro trend di vita, che cosa sono diventati nel calcio moderno. Sono dei grandi allenatori, dei grandi giocolieri di questo calcio moderno, e anche commentaristi. Quindi credo che la professionalità poi si è fatta rispettare anche in questi tempi moderni per quello che era l'Azio di ieri, vediamo Inzaghi, no? Quindi credo un po' c'è tanta nel mondo calcistico moderno c'è tanta Lazio di ieri. Certo, presidente, ma lei se lo immaginava un Inzaghi allenatore all'epoca? Ma era un po' diciamo in quei tempi non è che figurava moltissimo, anche se per noi quello fu un acquisto importantissimo, perché fu un acquisto voluto da Mancini, rilevammo un po' il giocatore dal Piacenza e fu per quel momento senz'altro fu un acquisto importante, anche come costo, come investimento. E c'è sono stati dei commenti, cioè io una volta parlai anche con Eriksson e mi disse che nello spogliatoio già Inzaghi denunciava questa sua caratteristica di fare la formazione, di vedere questo o quel giocatore in quel reparto, in quell'altro, quindi già c'era un DNA in lui che lo proiettava nel futuro. Aveva già una predisposizione. C'aveva già quel tipo di mentalità, della costruzione della squadra. Poi credo lui abbia fatto anche una formazione presso i giovani, perché ha portato avanti le giovanili a Lazio per molto tempo, e quindi anche lì si è formato un po' una sua teoria, un suo modo di giocare, che forse nei giovani si vede meglio rispetto ai grandi professionisti, no? Perché i ragazzi ti seguono, i grandi campioni è difficile. Vediamo nella Juventus con Sarri, Sarri è un ottimo allenatore, però quando ti vai a scontrare con Ronaldo la questione diventa difficile, insomma. Certo, senta presidente, allora, uno scudetto, due Coppa Italia, due supercoppe italiane, una coppa delle coppe, una supercoppa europea, supercoppa UEFA come si chiama, ecco, tutti questi trofei che ho vissuto totalmente, qual è stata la più grande soddisfazione? Immagino probabilmente lo scudetto, però insomma, ecco, se ci può dire... No, beh, io ho sempre detto che la più grande, lo scudetto senz'altro è qualcosa di immaginabile, no? Perché col dominio delle grandi squadre, anche all'epoca Juventus, poi all'epoca di grandi squadre non c'era solo come oggi la Juventus, perché il Milan non esiste, l'Inter è mediocre, adesso sta cercando di rivalutarsi, Fiorentina, Parma, eccetera. Da noi c'erano le sette sorelle che partecipavano al grande gioco, al grande calcio internazionale, eccetera. Quindi riuscire a dominare come noi l'abbiamo fatto negli ultimi tre anni, il campionato italiano, poi si doveva vincere forse di più, questo senz'altro, però in definitiva lo scudetto resta poi un ricordo indelebile nella storia del calcio italiano. L'altra vittoria, io credo che sia stata veramente qualcosa di inimmaginabile, quella di aver battuto il Manchester United per la finale tra finale Coppa UEFA e Coppa dei Campioni, in cui anche l'allenatore disse che gli hanno chiesto del Manchester, Ferguson disse: qual è stato il più grosso? Io ci ho fatto un quadretto. Dice, qual è stato il suo più grosso dispiacere nella sua attività calcistica? Dice di non aver battuto la Lazio, che era in quei momenti la squadra più in forma e la squadra più importante del calcio europeo.
E quindi questo avvalora moltissimo, perché vincemmo poi questa finale 1-0 e quindi fu una grande vittoria. Io credo che questi due riconoscimenti sono indelebili per la storia della Lazio di ieri e di oggi. Fantastico, ero presente, come ero presente anche a Birmingham, anche quello fu un momento storico, quello poi era il primo vero trofeo internazionale. Il primo che si vinceva. Esatto, primo perché si vinceva. Certo. E quindi, senta Presidente, quanto è stato importante per lei e per il club Dino Zoff? Io credo che Dino Zoff per la Lazio è stato molto molto importante, tanto che noi quando acquistammo la Lazio fu uno degli elementi fondamentali per la costruzione della Lazio. E nella mia visione io volevo che Zoff diventasse un grande dirigente calcistico del mondo FIFA, UEFA, eccetera, perché il suo nome indelebile e la sua professionalità e la sua capacità di gestione, eccetera, meritavano, era un grande passo che Dino doveva fare e che non ha voluto fare. Per me è stato un rimpianto però lì, perché tanti altri campioni come Beckenbauer, eccetera, sono diventati grandi Platini, insomma, sono diventati grandi uomini di sport e con riconoscimento internazionale. Credo che Dino potesse, dopo aver avuto tante soddisfazioni e come allenatore, potesse terminare la sua carriera con una visione strategica e partecipativa di un mondo calcistico internazionale per la sua professionalità e per la sua immagine di grande calciatore. Presidente, a parte che arrivano centinaia di messaggi, di ringraziamenti, di gratitudine e anche tantissime domande, allora io ho preparato una domanda e mi aggancio anche a quello che Sergio Tommasino mi ha segnalato, insomma voleva fare un po' una domanda legata a quello che era accaduto su un signori. La mia domanda, io l'avevo preparata anche su questa, e avevo scritto: ha pensato veramente di lasciare la Lazio quando la tifoseria scese in piazza appunto a seguito della cessione di Signori? Se sì, per quale motivo? Quel momento era, cioè io ho precorso nella mia storia, attività calcistica, ho precorso i tempi di una evoluzione del calcio nazionale, internazionale, eccetera. Lo dimostra la quotazione, che non capisco perché non abbia una grossa valorizzazione sul mercato finanziario, e quindi anche per Signori era la valorizzazione della professionalità, della capacità di un giocatore a tramutarsi in valore economico. E in quel momento Signori aveva una quotazione, un valore economico altissimo. Questo permetteva alla società praticamente di autofinanziarsi e prendere altrettanti grandi calciatori. Questo lo dimostra tutte le cessioni che la Lazio ha fatto in quei tempi e tutti gli acquisti che furono fatti in quei tempi si sono sempre tramutati in grandissimi giocatori. Quindi era una politica che permetteva al bilancio, che a quei tempi nessuno sapeva interpretare, perché le plusvalenze le abbiamo inventate noi come dirigenti della Lazio, e quindi si creavano delle grosse plusvalenze che permettevano un risultato economico importante e nel contempo una finalità finanziaria che permetteva poi una campagna acquisti di innovazione, eccetera, perché il signore era un giocatore che ormai erano 10 anni che stava nella Lazio. Io credo che i giocatori sono dei grossi professionisti e debbono anche loro valorizzarsi e debbono conoscere poi altri mondi, perché se no, se giocano sempre nella stessa squadra, io credo poi il loro valore si dimezza e si crea quasi un connubio inesistente tra calciatore e società.
Senta, Presidente, lei a inizio puntata ha appunto ricordato il discorso del Covid e delle problematiche che ci sono a causa di questo virus. Ma secondo lei, che è stato un precursore dei tempi in tutto e per tutto a livello di presidenza, adesso come adesso c'è un altro Gragnotti nel calcio italiano? Secondo lei riesce a vederlo o ancora non... Ma il calcio italiano... Io credo che sta assumendo una internazionalizzazione come già praticamente doveva farlo da tanto tempo, perché evidentemente non esistono un po' oggi dei grandi gruppi industriali italiani che vogliono investire nel calcio e vogliono, a eccezione della Juventus, e così il mondo del calcio sta passando nelle mani di grandi gruppi internazionali che porteranno questo calcio come show business praticamente in tutti i mercati. Quindi vediamo un po' l'Inter, i cinesi che sono entrati, i fondi di investimento che sono entrati nel Milan. È un po' un cambiamento gestionale dove il calcio è diventato puro business, perché ai miei tempi si faceva ancora la lotta per far capire che questo calcio stava cambiando, stava assumendo delle proporzioni un po' importanti, e c'era ancora chi parlava della maglia, del valore della maglia, dell'attaccamento alla maglia, eccetera, eccetera. Oggi i giocatori entrano e escono dalle società calcistiche per la loro professionalità, per la loro capacità di gioco, per la valorizzazione di immagine che portano alla società. Quindi è qualcosa totalmente differente nel rapporto col giocatore, società-giocatore, e nel rapporto gestione-società. Insomma, è cambiato moltissimo. Senta, Presidente, come avevo promesso, io ancora abbiamo 4 domande che tutta la redazione, noi siamo 10 componenti della Voce dei Laziali come redazione. Se le posso rubare ancora pochi minuti per farle queste 4 domande, perché per correttezza, visto che lei mi aveva detto, grazie, sì, Presidente. Io allora cedo queste 4 domande a voi. Grazie, Presidente. Vado a riposare. Sì, assolutamente sì. Allora, una cosa importante con lei volevo parlare, questa domanda che le faccio, un discorso legato un po' alla comunicazione. Diciamo che già ai suoi tempi, cioè la Lazio non è mai stata nelle grazie della stampa. Ecco, quanto è stato importante per lei una figura, quella di Guido Paglia, come responsabile della comunicazione? Il vero uomo di comunicazione che la Lazio abbia avuto nei miei tempi, anche perché precedentemente ai miei tempi non c'era assolutamente Calleri, non credo che avesse una grande comunicazione o un grande uomo di comunicazione. Credo che Paglia abbia iniziato a dare un po' una voce importante della società nel mondo dell'immagine. Sia televisiva sia radiofonica, eccetera, organizzando praticamente la presentazione dei giocatori. Quindi è stata una pedina molto ma molto importante nello staff dirigenziale della società, e in effetti poi lo si vede oggi, e all'epoca si tentò quello che praticamente oggi De Laurentiis sta facendo, creando la Lega, creando una rete televisiva della stessa Lega. All'epoca noi avevamo già fatto questo discorso con Telepiù, eccetera, dove entrammo in partecipazione, i soci erano la Roma, la Lazio, il Parma, la Fiorentina, perché un grande uomo televisivo fu Cecchi Gori, che portò all'interno della Lega questo grande messaggio e questa grande valorizzazione del mondo calcistico italiano per quanto riguardava la televisione. Quindi io credo che Guido Paglia fu per la Lazio una pedina molto molto importante. Beh, Max, senta, già abbiamo parlato prima del calcio attuale italiano, però a livello di sovrastrutture, come mai siamo così indietro rispetto a
tante nazioni europee, tipo l'Inghilterra, la Germania, la Spagna. Secondo lei serve una legge adeguata per semplificare l'iter per la costruzione degli stadi polifunzionali in Italia o che cosa? Ma io credo questo è un discorso molto lungo, che noi abbiamo iniziato, che noi abbiamo iniziato già nel 96. Nel 96 io credo che la Lazio fu una delle prime società calcistiche che aveva presentato un progetto a Roma per la costruzione dello stadio, tanto che all'epoca Lazio e Juventus, la Juventus con Giraudo, io avevo fatto già questo progetto della costruzione del nuovo stadio. La Juventus l'ha terminato perché quello era un mondo calcistico a Torino dove la famiglia Agnelli, senz'altro una voce importante della cittadinanza. Noi avevamo qui a Roma la voglia, la volontà di portare avanti questo progetto fatto da ingegneri tedeschi e praticamente non fu fatta. Poi ci fu la storia con anche dell'Olimpico, insomma la cosa è molto lunga da raccontarsi, certo. Con consenti, fu bocciata, approvata dal governo, fu bocciata dal CONI. E quindi perché? Perché in Italia il potere decisionale non è in mano ad una persona o a un governo o a una regione, eccetera, ma entrano e subentrano tanti di quelle istituzioni, di un potere così frammentato che poi per concludere praticamente l'approvazione dello stadio ci vogliono mille visualizzazioni e questo diventa una cosa molto difficile. Quindi la cosa economica già è difficile di questo stesso, poi ci si cumplono anche le autorizzazioni, la volontà politica di portare avanti questi progetti, evidentemente è uno sbaglio che praticamente io lo classifico già dal 1996, quindi sono passati 24 anni e la situazione è rimasta la stessa, Roma, no? non si muove insomma è un discorso molto complesso e dirlo che ci può essere una economia dirigista da parte del governo attraverso una legge eccetera eccetera, io la vedo veramente complicata. È stato molto chiaro, abbiamo capito. Presidente, il salary gap deve essere la strada percorribile da parte della Lega e della Federazione Italiana Gioco Calcio? Non ho capito chi era. Il salary gap è ancora deve essere necessariamente la strada da percorrere a livello proprio delle società di calcio, quindi la Lega e della Federazione Italiana Gioco Calcio? Ma io non credo, io credo che un po' come nell'economia, libero mercato, libere professionalità, eccetera, evidentemente se si vuole partecipare ai grandi giochi bisogna avere dei grandi professionisti, altrimenti si possono fare, tanto che oggi le grandi società calcistiche stanno pensando un po' al vecchio progetto di fare un campionato europeo di squadre, l'elite, eccetera, eccetera, un campionato simile a quello brasiliano dove ci sono dei campionati statuali e poi c'è un campionato federale. La famosa Superlega, Presidente, si ricorda i tempi suoi, la famosa Superlega, si parlava di Superlega. Sì, Superlega, cioè, mo si sta ritornando a parlarci un'altra volta. è veramente una cosa che torna, ritorna, eccetera. Senta, Presidente. Secondo me, se non c'è, se l'Europa... non c'è un'Europa politica, io divento tutto difficile. Certo. Senta, le volevo premiare uno dei nostri ascoltatori perché ce ne sono centinaia di domande per lei, ma ecco, questo è l'ultimo, poi sì, assolutamente, saluto, sì. La l'avevamo lasciata.
appunto uno dei nostri ascoltatori che ci chiede quale giocatore le è rimasto veramente, a lei, lei è rimasto più legato dell'epoca Lazio? Beh, io all'epoca Lazio il giocatore con il quale convivevo era Boxic, il quale lui praticamente cenavamo quasi insieme tutte le sere al Majestic, eccetera, quindi anche perché era un ragazzo simpatico, eccetera. Un po' tra tutti i calciatori, quello che ho vissuto di più è stato lui, senz'altro. Grazie. Presidente, la ringrazio veramente a nome di tutta la voce laziale, anche Giancarlo Serafino. E mi dice buona fortuna e speriamo che questa Lazio di oggi ci faccia ritornare a sognare. Esatto. Quest'anno è stato un peccato che è venuto il Covid, perché io credo la Lazio ce l'avrebbe fatta. Però poi è chiaro che il ritorno è stato un nuovo campionato, giocato in modo diverso, e la Lazio non ha una grande panchina, e quindi speriamo che ci faccia sognare adesso con la Champions. Assolutamente. Ha risposto anche all'ultima domanda, perché era veramente l'ultima sulla Lazio di oggi, sul campionato appena concluso, e con questo ci ha risposto. Salutiamo. La salutiamo, le mandiamo un grandissimo abbraccio anche a nome Giancarlo Servino. Mi ha detto: Max, salutami il presidente, ci sta seguendo, lui fa parte chiaramente della redazione della Voce dei Laziali, quindi le mandiamo un grande abbraccio a nome nostro e di tutti i nostri. Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie, buona serata presidente. Arrivederci. Grazie al dottor Sergio Cragnotti, il nostro presidente dei Trionfi. Allora ragazzi, fantastico, beh, Max, che dire? Non so che dire. Noi abbiamo cercato, insomma, è stato bellissimo, abbiamo cercato di fare delle domande, non era facile preparate. Per il tempo. Ci ha concesso anche tanto, insomma, il presidente, noi lo ringraziamo, gli abbiamo chiesto appunto se potevamo, è stato gentilissimo, come sempre, veramente un grande signore. Allora, intanto do il benvenuto, è collegato con noi, come vedete, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Buonasera Massimiliano, buonasera Massimo. Ciao. Allora, intanto facciamo entrare anche Massimiliano Vienna, e poi appena è pronto Giampiero, che già vedo sotto, facciamo entrare anche dentro Giampiero. Allora Stefano, immagino che hai seguito il presidente Sergio Cragnotti, insomma, bei spunti, ecco, è entrato. Ciao Giampiero, ben trovato. Ciao Giampiero. Allora ciao, Stefano, prima di affrontare con te calciomercato, tante noi se poi con te voglio affrontare la questione di Acerbi, che ha creato veramente, insomma, quasi una bomba all'interno della tifoseria, e quindi magari ci spiegherai un attimo perché c'è stata una sorta di, forse un tranello possiamo dire, però adesso ce lo dici. Volevo sapere che impressione hai tratto da Sergio Cragnotti, insomma, sentirlo anche in voce è sempre un piacere, no? Scusate ragazzi se interrompo Stefano, perché su Facebook dovesse girare un attimo il telefono, perché siete un po' storti. Siamo storti per prenderci. Sì, perché oggi ci abbiamo avuto un problema tecnico, perché normalmente non andiamo in diretta con. Una volta si diceva siamo sulle 23. Esatto. Prendeteci così stasera. Stasera è così. Ok. Allora Stefano, vai, a te la parola. Allora, intanto buonasera a tutti ancora. È stato un piacere ascoltare Cragnotti. Visto anche, nonostante la sua età, nonostante la sua esperienza, comunque è sempre un uomo bello arzillo, ed è un piacere ascoltarlo, perché comunque la sua esperienza nel mondo calcio manca oggi in Italia. Io non parlo soltanto di Lazio, manca in Italia, perché comunque ricordiamo che grazie a Cragnotti, grazie anche a quello che c'era nel suo periodo, che c'era la famiglia Sensi a Roma, si è visto probabilmente qualche cosa che probabilmente nel nord o in altre zone d'Italia non si è visto. Perciò è un piacere, mi piace ascoltare la sua voce, mi piace ascoltare la sua esperienza e poi anche quella voglia di fare che comunque ancora ha. Allora Stefano, vediamo un po', è bellissimo, intanto grazie come sempre a te di tutto, allora affrontiamo un attimo, prima di entrare un po' nel discorso del calciomercato, insomma ci darai qualche aggiornamento, insomma Murighi a buon fine, Fares, adesso ne parliamo, com'è andata la questione legata ad Acerbi secondo te? Insomma c'è stato un tranello, qualcosa, già abbiamo anche letto qualcosa sul tuo sito Sport Press 24,
consiglio a tutti di seguirlo perché è un sito fantastico, ragazzi. Vai, Stefano. Oddio, diciamo che a Roma si dice che è stato pollo. Acerbi è stato pollo perché purtroppo ha una domanda a bruciapelo e una domanda a trabocchetto, e Acerbi ci è cascato con tutte le scarpe. Perché comunque sia, ricordiamo che lui in questo momento è in nazionale. Essendo in nazionale, le domande dovrebbero essere volte solo ed esclusivamente alla nazionale. Apro e chiudo parentesi, a Dzeko è stata fatta una domanda similare di mercato, lui ha detto io parlo solo della mia nazionale in questo caso. Acerbi no, Acerbi praticamente ci è caduto perché il giornalista gli fa una domanda specifica su alcune dicerie che hanno dato fastidio in giro, su alcune cifre che non corrispondono a verità, praticamente gli ha messo in bocca delle parole che non venivano assolutamente da Acerbi, e Acerbi naturalmente ci è cascato in pieno perché ha ribadito sì, a me queste cose hanno dato fastidio, eccetera eccetera. Ora non posso dire che Acerbi non abbia sbagliato. Ha sbagliato perché ha detto queste cose si fanno nelle sedi opportune, giustamente, ma nel momento che ha detto questo lui doveva fermarsi con il discorso. Invece è andato oltre, perché nel momento che dice adesso probabilmente il rinnovo non è più nella mia mente, lì si espone. Devo dire, è stato molto bravo oggi Diaconale, perché con molta tranquillità, con molta calma, lui ha detto c'è un ambiente sereno, un ambiente tranquillo, ne parleremo con la società. Cioè non ha buttato benzina sul fuoco, anche perché, ribadisco, ecco perché io parlo di, tra virgolette, tranello da parte del giornalista della RAI, perché Acerbi ha un contratto ancora per 3 anni. Cioè, avendo un contratto così lungo, non è che scade a giugno dell'anno prossimo. È inutile in questo momento parlare di rinnovo, è inutile parlare di cifre. È vero ed è giusto che il giocatore può richiedere un, diciamo così, una modifica al contratto per via dei risultati, per via delle prestazioni, un aumento. C'è anche una clausola nel contratto dello stesso Acerbi, c'è una clausola del contratto, ma farlo così di fronte a milioni di persone, e poi questa cosa ha rimbalzato, strano a dirsi, oggi su tutti i rotocalchi tra giornali, televisione eccetera eccetera, credo che sia stato fuori luogo, sposata in pieno sinceramente dal giornalista che per fare audience purtroppo si cerca sempre di così dice oggi l'audience si fa dando le notizie negative, non quelle positive. E purtroppo ci è riuscito. Mi dispiace perché poi io conosco personalmente Acerbi, ho avuto modo di parlarci 3-4 volte proprio a livello professionale e devo dire che non mi ha mai dato un'impressione del genere. Credo che, ecco, come ripeto, ci sia cascato con tutte le scarpe e purtroppo il fattaccio è successo. Ma non è per caso, Stefano, che magari così voglio fare... Perché sai, un esperto come lui effettivamente è suonato strano anche a me. Se non sbaglio ha cambiato di recente il procuratore. Sì, adesso c'è Pastorello, se non erro. Esatto, Pastorello, esatto, sì. Non lo so, io per carità, insomma, però effettivamente un esperto come lui che cade su un tranello del genere. Anche perché se parlava dell'età, se va a finire a 35 anni. Poi c'è questa cosa, infatti. È quasi a chiusura carriera. Sì, diciamo, poi c'è questa cosa, questa cattiva cosa che poi ti mette in discussione subito. Poi diciamo è più una cosa tra il giocatore, diciamo, l'entourage e la società, no? Insomma, Acerbi c'ha fino al 2023, c'ha altri 3 anni di contratto, tre campionati, quindi voglio dire, quando avrà 32 anni compiuti, quando avrà, insomma, scadrà, ci avrà 35 anni, quindi questa è una cosa legata. Infatti mi sembra strano che, ecco perché, non è che voglio dire, però non è che magari col fatto che ha cambiato procuratore consigliato male qualche scricchio o qualche cosa, cioè io lo dico così. Guarda, Pastorello è, diciamo, molto molto preparato, è uno dei migliori procuratori che ci sono in questo momento in Italia ed è anche molto vicino alla società Lazio, pertanto io non credo che ci siano cioè che questa cosa parta da lui. Io credo
e qui dovrebbero la società e anche il giocatore dovrebbero dirci effettivamente come è nata la cosa. Allora, lui ha letto delle sicuramente dei dati, delle cifre sui giornali, lui stesso lo ha detto. Probabilmente ha parlato con qualcuno della società che gli, tra virgolette, confermato qualcosa, perché altrimenti non si spiega questo, diciamo così, questo zelo nel fare quella dichiarazione alla TV nazionale. Credo anche una cosa, e sinceramente questo un po' mi dispiace perché non corrisponde alla realtà. Io oggi ne ho parlato con un'altra testata. Probabilmente qualcuno, e non il procuratore, gli abbia messo di fronte il fatto che la Lazio sta cercando difensore, probabilmente ne arriveranno due. Qualcuno probabilmente gli ha detto: guarda che se arrivano questi due, tu quello che hai fatto quest'anno non lo farai, perché se arriva un ragazzo come Kumbulla o anche come Izzo, è normale che Acerbi non può fare 50 partite l'anno prossimo come ha giocato quest'anno, ma è logico. Sarà stata letta male, non lo so quello che sia nato, però come ripeto e sottolineo, conosco il ragazzo, conosco il suo comportamento, la sua lealtà anche nel mondo del calcio in generale. Io un'uscita così non me la sarei mai aspettata. È sicuramente dovuta da qualcosa, ma questa qualcosa non parte dalla società, perché Lotito non perde un ragazzo di questa importanza e soprattutto non parla di contratto prima di che scade tra 3 anni. Cioè, è illogico. Poi tra l'altro un giocatore che ha voluto comunque Lotito, ha voluto l'allenatore, quindi che gode di tutto lo staff tecnico, societario, anche noi tifosi, insomma, per carità, tanto di cappello. Io credo che forse in questo momento, dopo questa polemica, magari il silenzio dovrebbe aggiustare un po' tutto, no? Questo credo che sia quasi ormai doveroso. Poi probabilmente si ricomporrà un po' tutto quanto. Giampiero, una domanda per Stefano. Ciao Stefano, buonasera. Ciao Giampiero. Senti, la domanda che ti volevo fare, proprio parlando proprio di Izzo, visto che l'hai nominato, si potrebbe avvicinare alla Lazio, visto che comunque al Torino piace anche Badel, se non sbaglio, e se il mercato anche degli attaccanti, visto che è ancora un po' bloccato, perché la Juventus sta seguendo anche, sembra, Luis Suarez, si può sbloccare presto, con le varie pedine da spostare a Zeco, a Luis Suarez, a altri nomi. Allora, diciamo che oggi si è un po' arenata la trattativa con Izzo, con il Torino, perché il fatto è che purtroppo, come sappiamo tutti, tra Lotito e Cairo non è che ci siano rapporti così tanto lineari, e Cairo sinceramente ha fatto qualcosa che non andava fatto, nel senso, ha il sì del giocatore, aveva accettato prematuramente un'offerta della Lazio, ma in sede proprio di concordo e di firma si è tirato indietro. Insomma, sta facendo un po' il gioco delle tre carte, ma sappiamo, Cairo è così, non l'ha fatto soltanto con la Lazio, attenzione, l'ha fatto anche con altre società, però in questo momento la Lazio non può perdere ulteriore tempo. Ricordiamo che tra pochi giorni inizia il campionato, anche se la Lazio la prima giornata non la gioca, però comunque sia, bisogna conoscere la squadra, bisogna conoscere l'ambiente, almeno 10 giorni di conoscenza ci deve essere. Già siamo arrivati troppo oltre, diciamo così, nel calcio mercato biancoceleste, visto che ad oggi sono arrivati soltanto 3 giocatori, di cui 2 dovrebbero arrivare proprio tra domani e dopodomani. Pertanto io vai Stefano, vai. No, pertanto io credo che in questo momento Izzo è un po' scritto a matita. Per quanto riguarda l'attaccanti, oggi parlando con altri colleghi, abbiamo evidenziato il fatto che Tare sta seguendo 2 figure importanti sempre in Turchia. Sono 2 ragazzi, uno gioca con il Galatasaray e devo dire che è veramente, veramente forte. Si parla di cifre abbordabili, perché si parla di 3 milioni e mezzo, pertanto sono abbordabili, ma sono giovani, 24 e 26 anni. Sono nomi usciti adesso, proprio oggi, ma sono usciti non in Italia, sono usciti proprio in Turchia, ad Istanbul.
Pertanto, ecco perché è un conto che esce in Italia, un conto che esce lì, e il nostro occhio è andato su questi due, su queste due figure. Tra qualche giorno sicuramente sapremo qualcosa di più. Massimiliano Vienna. Buonasera Stefano, e buonasera anche a voi. Ciao, non avevo salutato prima. Ciao Massimiliano. Ciao. Allora, hai parlato di due probabili arrivi di due difensori. I nomi che sono stati fatti in questo momento sono tre: Kumbulla, Izzo e Kimigliae. Quanto c'è di vero, e se sono questi, se tra questi tre ci sono i due che dovrebbero arrivare? No, uno sicuro, perché c'è un nome sicuro che è stato fatto e che la trattativa è bella avanzata, è Kumbulla. Per gli altri due sono, come ripeto, sono soprattutto per non Izzo, l'altro, sono soltanto in questo momento nomi, non c'è niente di ufficiale. Io credo che comunque sia, se Izzo tramontasse definitivamente, io credo che Tare ha già una, diciamo così, un asso nella manica per quel reparto lì. Ricordiamo che in questo momento la Lazio sta dando tutto, anzi tanto, sia per Kumbulla, perché ha ripreso lei stessa trattativa, visto che sono usciti tutti quanti, compreso l'Inter, sono usciti da questo mercato, sta dando, insomma è questione di ore ormai per Fares, pertanto il mercato è questo in questo momento. Ecco, come ripeto, c'è un altro difensore che il Tare sta seguendo molto da vicino, però non c'è dato sapere ancora il nome. Grazie. Max. Sì, ciao Stefano. Ascolta, il difensore, secondo te, se fosse coreano, potrebbe essere una mossa giusta per quello che riguarda il nostro campionato? E questa è una. E un'altra velocissima, come giudichi il calcio mercato in generale adesso, ad oggi? Secondo te chi è che si è mosso meglio ad oggi delle squadre italiane? Allora, per quanto riguarda il coreano, magari arrivasse in Italia, una figura così è importante. Poi se arriva a Roma, che è una piazza importante, sponda Lazio, è ancora di più, perché comunque è un giocatore veloce, un giocatore possente fisicamente. Cioè è un ruolo veramente adatto. Io non so se avete avuto modo di vedere qualche spezzone di qualche sua partita, di qualche sua azione, veramente fa paura in area di rigore. Ed è molto bravo anche nei colpi di testa in fase di attacco, sui calci piazzati. E a livello d'ambizione, Stefano avrebbe problemi, secondo te, nel nostro campionato? Capito. A livello di ambientamento, cioè, io quella era la mia domanda, introdurlo in un ambiente italiano, avrebbe problemi di ambientamento calcistico o no? No, assolutamente no, assolutamente no, perché io proprio oggi ho ragionato su un aspetto, abbiamo fatto una sorta di così percentuale. Chi viene da questi campionati è come se tu prendi una Ferrari, uno che sta su una Ferrari e lo metti su una 500 e gli fai fare il giro del raccordo, non ha problemi. Pertanto venire in Italia sono agevolati, è più difficile per un italiano andare in questi campionati che viceversa, perciò io credo che potrebbe fare molto bene in Italia. E per quanto riguarda la seconda domanda, ci aspettavamo un calciomercato un po' così, come posso dire, un po' ambiguo, ecco, perché in questo momento chi è che si è mosso bene, secondo il mio punto di vista, è l'Inter. La Juventus, sinceramente, sono tanti nomi, ma tanto fumo e poco arrosto. Un'altra società che, diciamo così, mi è piaciuta come si è mossa inizialmente, ma si è un po' arenata, è il Napoli. Se andiamo a tirare le somme, è la Lazio quella che ha acquistato più giocatori in questo momento, perché ne ha acquistati tre, pertanto. I tre ufficiali, poi se ne arrivano altri due, che sono Murici e Fares, in maniera ufficiale arrivano a cinque. Pertanto la Lazio è quella che si è mossa meglio. E io lì volevo arrivare. Senti Stefano, allora intanto altre tante domande anche in chat. L'amico Fabio ci dice: buttali un nome, Ozil come Mister X.
questa adesso mi rispondi eventualmente sul Mister X, perché sento sempre parlare di questo Mister X, perché con il fatto magari che doveva arrivare David Silva non è più arrivato, quindi tutti si aspettano un colpo di quel tipo. E adesso mi rispondi, tu che sei un esperto di calcio turco, volevo chiederti com'è la situazione di Bastos. Bastos dovrebbe andare in Turchia. Com'è la situazione? E poi in uscita su Caicedo, se hai qualche notizia. Scusate ragazzi, io vi ho perso per qualche secondo. Non so se di Caicedo se ho qualche notizia. Se hai qualche notizia a livello di cessioni, no? Allora, la domanda era questa. Intanto il Mister X è famoso, Fabio Fravilli ci diceva eventualmente tu come vedevi Ozil, oppure se c'era qualche altra notizia. Per quanto riguarda le uscite, Bastos in Turchia, a che punto sta? Eventualmente anche Caicedo, se hai notizie, perché insomma Caicedo voleva probabilmente andare a giocare da un'altra parte, fare un'altra esperienza. Anche oggi sentivo chiaramente sui canali di Sky, sentivo che la Lazio in questo momento ha 5 attaccanti, ne prenderà probabilmente un altro se Caicedo sarà ceduto, e quindi volevo capire, riprendere un po' il discorso di Caicedo, dove potrebbe andare o se c'è anche la possibilità che possa rimanere. Allora, intanto io credo che Ozil sia un nome fantasioso buttato lì, perché assolutamente non credo che possa andare arrivare alla Lazio, anche perché poi tra l'altro sta bene dove sta, già l'ha detto, e non è una figura che possa sposare la causa Lazio Lotito, ecco, chiamiamo così, soprattutto a livello economico, anche se è un ottimo centrocampista, farebbe veramente faville insieme a Luis Alberto e Milinkovic. Per quanto riguarda Bastos, credo che siamo nella dirittura finale, io credo che questa settimana si possa chiudere tutto. E per quanto riguarda Caicedo, non sono più sicuro del fatto che vada via. Non sono sicuro, perché potrebbe essere lui la quarta e quinta punta, insomma, cioè a quel punto l'attacco sarebbe questo. Eh già, perché comunque sia, ricordiamo che l'anno prossimo la Lazio è su 3 fronti, pertanto campionato, Coppa Italia e Champions League sono circa 50 partite sicure che la Lazio andrà a giocare per il momento. Sinceramente, visto quello che Caicedo ha fatto in questa stagione, sia anche un ringraziamento e un merito che possa continuare con questa maglia. E poi comunque con il gioco che ormai ha sposato e che ha capito bene finalmente qual è il gioco di Inzaghi, si trova bene sia con Immobile, un po' meno con Correa, ma con Immobile si trova bene. Io credo che possa fare bene anche l'anno prossimo, perciò in questo momento non mi sento di dire che Caicedo deve andare via. Ti rubo l'ultima battuta prima di lasciarti e salutarti e ringraziarti. Secondo te perché Mancini non ha convocato Lazzari? Bella domanda. E sorvolo sul fatto di Immobile, insomma, che va in panchina. Che, ecco. E oggi ha fatto l'assist per l'1-0. Oggi ha fatto, quindi vabbè, sorvolo questa, ma perché magari vabbè, in panchina potrebbe esserci, però cioè, la scarpa d'oro in panchina non si può né vedere né sentire. Però voglio sorvolare. Ma Lazzari, che è uno dei migliori esterni del campionato, perché? Cioè Florenzi sì, Lazzari no. Allora, si è parlato in questi giorni di questa scelta. Molto probabilmente è una questione semplicemente di mercato. Perché Florenzi, sappiamo tutti come purtroppo si è lasciato con la Roma, non si è lasciato bene, e adesso è dovuto rientrare. Ed è dovuto rientrare anche in punta di piedi. Sappiamo anche bene il valore di questa società, soprattutto in questo momento che è stata praticamente passata a Fredkin, pertanto bisognava un attimino, come dire, riportare l'entusiasmo nei confronti di questo ragazzo. Questa è una cosa che assolutamente non dico io, però è una cosa che ragionando con alcuni colleghi che seguono poi anche le varie testate giallorosse a Roma, anche loro sono rimasti un pochino perplessi su questa scelta di
di Mancini, e questa è l'unica spiegazione possibile, anche perché lo stesso Florenzi ha detto che si è trovato un po' impreparato da questa convocazione, perché comunque non è che abbia fatto grandi cose in Spagna, però comunque è tornato ed è addirittura titolare in Italia. Questa è l'unica spiegazione possibile. Poi è normale, lo stesso Mancini ha detto, da qui in avanti ci saranno tanti cambiamenti. Io credo che Lazzari sarà il giocatore importante che lui si porterà comunque agli europei. Non può fare altrimenti. Vai Max, volevi fare l'ultima, avevo detto che era l'ultima, però so che ne vuoi fare una. Perdonami Stefano, solamente per quanto riguarda Lulic, perché abbiamo visto questa polemica che è sortita fuori adesso con Acerbi, e precedentemente era uscita fuori questa storia di Lulic, che praticamente tanti danno per finita come carriera, tanti altri si sta curando, e lui se ne è uscito dicendo: io sto facendo di tutto per rientrare al più presto nella Lazio. Tu che notizie hai a riguardo? Allora, l'infortunio, sappiamo tutti che l'infortunio di Lulic è un infortunio importante. Non è assolutamente vero quello che purtroppo tanti colleghi o presunti tali hanno scritto. Praticamente Lulic terminerà la stagione, perché comunque è irriparabile. Ho letto anche questa scandalosa frase, mi dispiace, perché comunque non puoi dire a un uomo che è irriparabile. E addirittura stava girando medici in tutta Europa, perché qui in Italia non riuscivano a guarirlo. Non è assolutamente così. L'infortunio è un infortunio importante. Il problema di Lulic, e questo non lo dico io, lo dice la storia, è che lui ha continuato a giocare tante partite avendo il problema. Lui se si fermava prima probabilmente non stavamo a queste condizioni, ma naturalmente ha sposato la causa e ha dato il massimo per la Lazio. In questo momento si sta curando, si parla tra un mese e mezzo, due, di rivederlo nella rosa. Pertanto assolutamente non è quello che hanno detto, e questo dispiace ancora di più, perché come hai detto bene tu, si va a sposare con la polemica di Acerbi, perciò abbiamo capito che purtroppo quando si parla di Lazio fa più notizia la polemica che il lavoro fatto sul campo. Ecco. Grazie, certo. Stefano, noi ti ringraziamo, ci risentiamo presto, ti mando un abbraccio, sei stato sempre preciso e coinciso con le varie letture, le informazioni che ci hai dato, e ci sentiamo presto Stefano. Grazie. Va benissimo, a disposizione. Ciao. Buon lavoro ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao Stefano. Un saluto a Stefano Ghezzi, Sport Press 24, il nostro Stefano sempre preciso e coinciso. Allora ragazzi, adesso stiamo affrontando un nuovo collegamento, e vedo ancora Stefano collegato, perfetto. Allora un attimo che qui si sta aprendo tutto. Si è aperto un mondo, ok. Allora, è stata una bella chiacchierata, ragazzi. Intanto ci ha salutato Stefano ed è pronto con noi un altro amico, sempre della voce dei laziali, è con noi Lorenzo Beccarisi di Città Celeste TV. Ciao Lorenzo! Ciao ragazzi, buonasera a tutti! Buonasera a te, grande Lorenzo! Allora, oggi puntatona, oltre a te e a Stefano Ghezzi, insomma, ci abbiamo avuto, non so, sicuramente hai ascoltato, ci abbiamo avuto Sergio Gragnotti, il presidente dei Trionfi. Lorenzo, che notizie ci porti? A livello di calciomercato tu sei molto, molto addentrato, quindi volevo sapere, se con Stefano abbiamo fatto una chiacchierata, insomma, ci ha detto alcune cose, volevo sapere anche... approfondire con te, insomma, Murichi e Fares, ok, sembra che finalmente stiamo quadrando il cerchio sul difensore. Intanto partiamo dal difensore. Allora, bisogna capire adesso il budget che la Lazio avrà, perché gli investimenti sono stati piuttosto importanti. La Lazio, tra una cosa e un'altra, spende 29 milioni di euro. Si parla di 18 fissi per Murici e 8 per Fares, quindi 26 subito più 3 di bonus. Da capire qual è il budget al momento. Senza cessioni si parla fra i 10 e i 15 milioni, quindi
è difficile pensare al momento di poter fare un investimento come Kumbulla, potrebbe arrivare nella seconda parte del mercato magari con qualche uscita, e qui un nome su cui si può ragionare è quello di Badel, si è parlato di Izzo, non è da escludere anche il fatto che si possa andare su un nome nuovo e che al momento non è uscito. Paolo, ci provo, ho letto il messaggio, ci provo ci provo a dare buone notizie. E intanto sono arrivate due buone notizie, che sono Morici e Fares. Domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Fares a Roma, mentre invece dopodomani dovrebbe arrivare Morici e giovedì svolgere anche lui le visite mediche, ricordando che quest'ultimo ha ancora un piccolo problemino muscolare, uno stiramento che ha causato una decina di giorni fa, e quindi per un'altra decina di giorni la Lazio non dovrebbe averlo a disposizione. Ma per il difensore, ripeto, io inizio a credere che le piste di cui si sta parlando, se ne sta parlando un po' troppo, potrebbe uscire qualcosa di nuovo. Non so bene che tipo di profilo possa uscire in questo momento. Ora magari cercheremo anche di capire nei prossimi giorni quale può essere un nome che sul mercato si può trovare. Credo comunque che la Lazio piaccia qualche difensore, anche quelli che sono stati accostati, però al momento bisogna fare un attimino bene i conti, capire quanto si può investire, le modalità di pagamento, tutta una serie di cose che la Lazio potrà valutare nei prossimi giorni. Non penso che sia una cosa immediata, ecco, diciamo, non mi aspetto in questa settimana già l'affondo per il difensore. Ma un'ipotesi legato al, per esempio, un prestito sostanziale. Allora, si era parlato inizialmente di una quarantina di milioni a disposizione della Lazio, giochiamolo sì. Poi in base a quello che si dice, ma eventualmente un prestito oneroso con obbligo di riscatto non è una possibilità. E poi tra l'altro queste cose il presidente Lotito qualche anno fa le lanciò, poi non le ha più riprese, ecco. Allora, il discorso sull'obbligo di riscatto è un po' complicato, perché un prestito con obbligo di riscatto a bilancio ti va al bilancio di quest'anno. Quindi da questo punto di vista la Lazio lo può fare, però faccio un esempio: prende Kumbulla a 25 in prestito con obbligo, faccio una cifra così tanto per, a bilancio di questa stagione conta 25, non conta, che ne so, 5 di prestito, quindi avrebbe un peso molto importante. Prestito con diritto assolutamente sì, lo può fare. Diciamo che al momento i nomi che la Lazio sta cercando in prestito con diritto non li danno. Forse l'unico, magari con un prestito molto oneroso, un diritto di riscatto, potrebbe essere Izzo. Perché? Perché ha un contratto lungo, perché sia Kumbulla che Kimignae hanno un contratto relativamente corto. Kimignae ha un anno e mezzo di contratto, Kumbulla ha 2 anni di contratto. È chiaro che o fai un prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto a 10 milioni per Kumbulla, oppure il Verona non te lo dà, perché poi magari col rischio che la Lazio non lo riscatta, il Verona non si tiene Kumbulla un anno dalla scadenza. Quindi sarebbero operazioni abbastanza complicate. Hai detto bene te, il presidente Lotito ha insegnato agli altri come fare queste operazioni, poi non le ha più fatte. Penso che l'ultimo prestito con diritto sia Zárate, forse. Sì, di quelli, è una cosa strana, perché insomma è uno di quei, diciamo così, dei modi per poter fare mercato laddove non hai a disposizione delle grandi cifre in questo preciso momento, e magari puoi azzardare qualche operazione, magari prestiti onerosi e poi per un riscatto l'anno successivo. Massimiliano Vienna. Allora, la mia domanda è molto semplice. Ieri c'è stata un'uscita molto infelice da parte di Acerbi. Secondo te ci sono possibilità serie che ci sia qualcuno dietro che voglia andare via, o in difesa chi e quanti difensori arriveranno? Secondo me è stata un'uscita molto infelice e non credo però che ci sia una possibilità molto concreta che possa andare via, per un discorso di, sicuramente per la Lazio, perché la Lazio non può massimizzare la cessione per un giocatore di 32 anni. Il valore di Acerbi adesso dal punto di vista tecnico è molto superiore al suo valore economico, quindi la Lazio non si può permettere da questo punto di vista di cederlo. Per assurdo, Luis Felipe vale, diciamo, tecnicamente la metà di Acerbi, ma economicamente vale il doppio, perché il mercato va così, quindi anzi non si può permettere di perdere Acerbi alle cifre attuali. Per lo stesso Acerbi secondo me non sarebbe un'idea straordinaria, perché si è guadagnato la nazionale, si è guadagnato la Champions League da protagonista con la Lazio,
e andare altrove secondo me non sarebbe un'idea straordinaria per lui, lo dico proprio con grande sincerità. Per quanto riguarda i nomi, non so, ripeto, inizia a uscire l'idea che possa esserci un nome nuovo che non si è fatto in questi giorni, in queste settimane. Interregger piace a Tare, ma secondo me anche lì si parla di una cifra molto importante. Nei giorni scorsi l'avevo seguita anche l'idea Interregger, ma ho letto le parole del direttore sportivo dell'Eintracht, che ha detto il giocatore è incedibile, e all'interno del pezzo il sito tedesco citava un'offerta rifiutata da 20 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di un'operazione che sarebbe molto molto importante dal punto di vista economico. Io credo che la Lazio farà un difensore centrale e non partirà Acerbi, quindi credo che questo sia il movimento. Io personalmente prenderei due, anche con la permanenza di Acerbi, questa è un'opinione mia personalissima, però la Lazio ne prenderà uno, lo farà sicuramente, da capire quanto riuscirà a tirare su dal punto di vista del budget e che tipo di nome potrà andare a prendere sul mercato. Questa è indubbiamente una soluzione. Nel discorso che facciamo precedentemente, anche sui prestiti con obbligo, eccetera, eccetera, si può anche dilazionare il pagamento, perché con Kumbulla si può fare anche un pagamento, non so, biennale o triennale. Il problema vero è che qualsiasi cifra tu spendi per il cartellino, dal punto di vista del bilancio, va tutta subito a bilancio. Al momento la Lazio non si può permettere di inserire a bilancio un altro investimento da oltre 20 milioni di euro. Per farlo deve piazzare delle cessioni, e non delle semplici cessioni che portino, diciamo, liquidi nelle casse della Lazio, che quelli ci sono, ma un discorso di quantomeno evitare una minusvalenza. Quindi non sarà facile vendere Wallace, Bastos si può fare, non è un problema. Dormisi anche non sarà facilissimo, perché per venderlo devi vendere almeno a 4 milioni di euro. Quindi Lazio dovrà lavorare bene. Badel sarebbe una plusvalenza netta, infatti è il nome più caldo da questo punto di vista. Piazzare Badel per la Lazio potrebbe veramente dire aumentare in maniera abbastanza sensibile il budget per il difensore. Gianpiero, scusa, approfitto solo velocissimo, poi mi taccio, che tu sei pratico. Secondo te Bastos, le cifre di acquisto da parte del club turco sono 2 milioni, non ti sembra un po' poco? Rispetto a cifre che vediamo da altre parti probabilmente sì, proprio un ragazzo di 27 anni che ha fatto tutto meno che dimostrare di poter essere un protagonista in Serie A, con un anno di contratto alla fine potevi tirarne su 3 forse, ma non penso che il suo mercato potesse essere così importante da far arrivare una cifra molto molto superiore, sinceramente. Grazie. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao, intanto comunque poi è stato firmato il DPCM, almeno gli stadi saranno chiusi almeno fino al 7 di ottobre, quindi c'è da aspettare dopo ottobre da vedere. Anche oggi Spadafora è intervenuto dicendo che nella prossima riunione, che ci sarà credo a fine settembre col CTS, si potrà decidere sugli stadi. Proprio la situazione stadi, come vedi, sei ottimista, non so, per il mese di novembre, secondo te Lorenzo, in una ripartenza? Ma io non è per fare politica, a me detesto fare politica, però se io sento un presidente di una regione che dice abbiamo presentato tutte le pratiche, aspettiamo solo che da Roma ci diano l'ok, poi arriva il presidente del Consiglio dei Ministri che dice vedo la riapertura inopportuna, e praticamente il giorno stesso mi sento il ministro dello sport che mi dice stiamo lavorando per aprire il prima possibile gli stadi, io non riesco a capire quale campana devo ascoltare, e io vado in difficoltà. Credo che ci sia un po' di confusione, per usare un eufemismo, non lo so, sinceramente non lo so. Spero che si possa trovare una soluzione in tempi abbastanza rapidi. Credo che sia abbastanza singolare e particolare, però, che domenica si debba vedere un evento importante, indubbiamente importante, ma un evento comunque che prevede ingressi contingentati, assembramenti, eccetera, eccetera, ai quali ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio, come il Gran Premio di Formula 1 del Mugello con 3.000 spettatori e allo stadio non possa andare nessuno. Mi sembra strano che le amichevoli le abbiamo viste tutte col pubblico e le partite ufficiali non saranno col pubblico. Io sinceramente faccio molta molta fatica a capire tante cose, c'è troppa confusione. Pensare che sia più sicuro andare allo Zan de Giacomo di Auronzo di Cadore con mezzo ingresso piuttosto che allo Stadio Olimpico di Roma con 200 milioni di ingressi dove si può entrare tranquillamente in maniera ordinata, secondo me fa abbastanza capire quanto in questo momento ci sia tanta e anche troppa confusione.
Ma oltretutto vado ad aggiungere questo, ciao Lorenzo, in tutto questo calderone metterei anche il concerto di sabato sera di Verona nell'Arena, dove abbiamo visto ballare incondizionatamente gente senza mascherina, molto vicina l'uno all'altro. Tutto questo comunque è stato permesso sia in entrata che in uscita, poi l'assembramento si crea, comunque sì, sia, sì, si crea una troppa vicinanza, e questo che non riesco a capire. Non vorrei che fosse, diciamo, diventata la scusa il calcio delle eventuali contagi o meno. No, sai, io penso che ci sia un altro discorso, perché comunque hai fatto bene a fare riferimento a quello, ma ne faccio un altro perché lo vedevo prima. Si sta giocando il derby di Bologna della Supercoppa di basket e c'è il pubblico ridotto, sempre, ma c'è il pubblico. Io credo che si sta analizzando una doppia un doppio fatto. Il primo, la portata mediatica che ha il calcio, perché del fatto che a Bologna c'è la gente a vedere il derby della Supercoppa di basket non frega niente a nessuno, ma se ci fossero 10, 5, 8 mila persone a vedere Lazio-Atalanta, tutti a scrivere di quello, e se dovesse succedere qualcosa, Dio, il governo ha aperto lo stadio. Prima cosa. Seconda cosa, di tutti i mondi che abbiamo citato, gli autodromi, il basket, la musica, il tennis che aprirà il 14 settembre, al Foro Italico inizierà il torneo di Roma e sarà aperto a poco pubblico, ma sarà aperto. Questi mondi hanno bisogno, diciamo, del botteghino. La Serie A no. La Serie A ne avrebbe bisogno, ma economicamente parlando campa anche senza il botteghino. La Serie B ne avrebbe tremendamente bisogno, la Serie C senza il botteghino è morta. Allora, dietro Lorenzo ha bisogno della Serie A, cioè ha bisogno di un lavoro, cioè come hanno diritto, facendo quel concerto a Verona per i lavoratori dello spettacolo, ed è giusto che lo abbiano fatto, sarebbe giusto che anche chi lavora per gli stadi, perché no, noi che lo viviamo lo stadio sappiamo quanta gente c'è dietro, non è che uno va allo stadio punto è finito, dentro lo stadio ci sono coloro i quali hanno il bar, coloro i quali vendono i prodotti lungo le scale su e giù dall'inizio alla fine, c'è tutta una serie di steward che sono presenti dentro lo stadio, anche quelli sono dei lavoratori che hanno diritto comunque a un posto di lavoro. E sottoscrivo, però continuo a dire che secondo me, fra tutti i mondi che abbiamo citato, diciamo la punta dell'iceberg del calcio vive molto meglio rispetto alla punta dell'iceberg del basket senza il botteghino. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, però diciamo, se prendiamo la piramide del calcio, parliamo del basso fondo, e sappiamo che il basso fondo decide il giusto. Io spero che a ottobre si possa fare quello che fanno tutti gli altri, non stiamo chiedendo la luna. Se gli amanti del tennis vanno a vedere il tennis, gli amanti del basket vanno a vedere il basket, gli amanti della Formula 1 vanno a vedere la Formula 1, e ci sono altri sport che possiamo citare, non vedo perché gli amanti del calcio non debbano tornare. Senti Lorenzo, molti ci chiedono di Izzo, prima parlavamo anche di cessione, ti risulta a te che in questo affare, che Stefano ci ha detto anche che è un po' rallentato, perché anche i rapporti tra Lotito e Cario sono un po' così, ti risulta a te che Badel è in questa trattativa? E poi c'è anche una domanda sempre in chat dell'amico Andrea Crocini, che ti chiede di Royo dal Manchester, com'è la situazione? Allora, Badel piace al Torino, che sta facendo una ricerca per un regista, perché vuole dare un play davanti alla difesa a Giampaolo. Il preferito per loro è Torreira, ma i costi sono molto molto alti, e quindi stanno valutando soluzioni alternative. Badel è uno, Biglia è un altro. Si sta osservando anche Biglia, perché ha già lavorato con Giampaolo, però Badel piace. Può entrare nell'operazione, indubbiamente, non è da escludere anche che si possano fare in maniera slegata le due operazioni, perché come dicevo prima, una cessione e plusvalenza di Badel sarebbe molto molto importante per il bilancio della Lazio. Izzo è una situazione un pochino complicata, perché la Lazio non ha i fondi per fare un enorme investimento. In più, farlo per un difensore di 28 anni che reduce, con tutto rispetto, da una stagione fallimentare, un po' ti fa titubare, no? Già ti devi mettere in difficoltà dal punto di vista economico. Capisco che una richiesta di Inzaghi, e lo vuole fortemente perché è convinto delle qualità del ragazzo, però dal punto di vista, diciamo,
economica ed imprenditoriale, capisco che uno ci possa fare un profondo ragionamento, anche perché oltre ai rapporti fra Cairo e Lotito la richiesta è di 20 milioni almeno, quindi, e di certo non farà sconti perché è Lotito, quindi da questo punto di vista non è facile. Però con la situazione leggermente diversa, è un giocatore che scade fra un anno, il cui contratto scade fra un anno con il Manchester United, non rientra nei piani dei Red Devils, che come abbiamo visto con Smalling non fanno nulla per alzare troppo il prezzo per se un giocatore vuole andare via. Rocco si può prendere una cifra tra i 5 e gli 8 milioni di euro circa, sarebbe un rinforzo adatto per la difesa a 3, perché è un mancino che può giocare bene nel centro-sinistra, è un ragazzo di 30 anni, ripeto, io credo che la Lazio voglia fare un investimento a lungo termine sulla difesa, non vuole prendere un dopo Radu per, diciamo, per il sostituto di Radu un trentenne, quindi non lo so. Se dovesse avere la forza economica per fare due difensori, Rocco ce lo vedrei anche abbastanza bene. Io non sono un estimatore di Rocco, però ci può stare come idea. Non credo che però possa essere lui il nome singolo da questo punto di vista. Intanto diamo il benvenuto a un altro componente della redazione, Daniele Locuratolo. Ciao Daniele, disattiva il microfono, puoi disattivare il microfono tranquillamente. Ecco, è con noi Daniele. Ciao bello. Ciao. Senti, Daniele. Volevi fare una domanda? Guarda, una la fa direttamente lui perché... Ciao Daniele. La sua di domanda. Però ho visto che l'amico Giancarlo... Bravo, dice, io quello dicevo. Ma che ha fatto la domanda? Avrei voluto farla prima, però è bello sta a sentire Lorenzo, io lascio parlare bello tranquillo. No, mi chiedeva Giancarlo Serafino, no? Che conosci bene, ma l'entrata in Champions della Lazio non fa sì che serva effettivamente poi un qualcosa sulla maglia, uno sponsor che ci identifichi poi in Europa? Se ne parla di questa cosa o siamo sempre al solito discorso, come dice giustamente Lotito, se vogliono mettere uno sponsor sulla maglia è giusto che mi diano quello che io voglio, ma che tu sappia ce n'è di notizie o tutto tace? Allora, al momento tutto tace. C'è da aggiungere una piccola cosa, che poi quando uno diciamo non ha nel destino la fortuna, e soprattutto legata ad alcune cose, che gira tutto contro. Il Calazzi uno sponsor lo trovò, adesso l'aveva trovato, che era il famoso sponsor di scommesse Marathonbet. Due settimane dopo, un mese dopo, uscì il decreto legge del governo che diciamo cancellava tutti gli sponsor di scommesse dallo sport e dal calcio, e fu costretto a toglierlo. Ora si possono rimettere, credo però che quell'accordo non sia più in ballo. E io credo che da qui a qualche settimana, qualche mese, la Lazio ci lavorerà su questa cosa, farà in modo di avere uno sponsor, un main sponsor importante, e non è da escludere secondo me anche un ragionamento sullo sponsor tecnico da qui a un paio d'anni. Aggiungo anche questo, ora so che il rapporto fra la Lazio e la Macron è molto buono, però secondo me a medio-lungo termine la Lazio può anche pensare a una espansione internazionale da questo punto di vista. Penso ad esempio anche il Cagliari, abbandonato Macron per passare ad Adidas, tra l'altro facendo una maglia per me stupenda. Quindi io sinceramente credo se ne parlerà più avanti, ma ci tengo a sottolineare una cosa: uno sponsor per la Lazio io penso che possa valere orientativamente fra i 5, 6, 7 milioni di euro all'anno. Sono un paio di rinnovi di contratti importanti, è una pedina che può andare a fare l'alternativa, non è una svolta. All'interno di un bilancio, una società che incassa oltre 100 milioni di euro, e quest'anno con la Champions potrebbe sfiorare i 150-160, 5 milioni di euro di uno sponsor, 5, 6, 7, quelli che potrebbero essere, diciamo, non fanno la differenza, però sicuramente aiutano. Daniele, vai per Lorenzo. Allora, buonasera Lorenzo, volevo chiedere se con l'arrivo di Escalante e la probabile permanenza di Paolo e Cataldi, la società dovrebbe ancora intervenire sul centrocampo, se rimarrà così la mediana della Lazio? Allora, hai fatto bene a citare Scalante, perché forse è la miglior notizia del ritiro. Ha fatto bene ad avere un sudicatore, e Inzaghi continuerà a lavorare su di lui lì come mediano, come alternativa a lei va davanti la difesa. Io credo sinceramente che la società, se dovesse trovare un'occasione, la andrà a fare lì a centrocampo, su un centrocampista offensivo, un definiamolo trequartista, una mezzala offensiva. Però deve essere un'occasione anche abbastanza low cost.
quindi qualora dovesse esserci un'operazione del genere, la società la farà anche volentieri, aggiungo io. Sicuramente non si farà un investimento importante lì, questo è fuori discussione, questo assolutamente è fuori discussione. Credo che si attenderà, tra virgolette, magari la seconda parte del mercato per capire qualche giocatore in uscita, magari anche da club abbastanza importanti. La società vorrebbe ripetere l'operazione che stava per chiudere per Silva, prendere un nome del genere. È molto difficile trovarlo in questo momento, però secondo me qualcosa si può muovere, comunque come centrocampista offensivo, non come vice leva, quello sicuramente. Giampiero? Non ho altre domande per Lorenzo, ha detto tutto, già quello che io volevo chiedere abbiamo bruciato. Daniele, un'altra domanda per Lorenzo? No, adesso no. Ragazzi, lo liberiamo? Sì. Ok, allora aspetto che rientra un attimo Massimiliano e facciamolo in diretta, vieni Massi. Eccolo qua. Eccolo qua in diretta. Una telefonata veloce. E... Sì. Scusate, ho dovuto fare una cosa importante. Ascolta, sì. Domande sono terminate, Lorenzo lo liberiamo. Sì, grazie Lorenzo, tanto della sua presenza. Ci sentiamo presto. Come no? Ti mandiamo un grande abbraccio, buon lavoro Lorenzo, Città Celeste TV, ti seguiamo lì. Un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera. Allora ragazzi, bene qua, eccoci qua, parte della redazione, ci siamo. Insomma è stata una bella puntata. Che vogliamo fare? 10 minuti, soliti consueti, 10 minuti. Poi 10 minuti. Facciamo scatenare Giampiero che a Giampi è arrivato. Max, dal club. Se mi permetti, volevo dare un pensiero al giovane Willy Monteiro che purtroppo ha perso la vita, diciamo... in maniera assurda. Mi fermo lì. Allucinante ragazzi, allucinante. Andiamo oltre perché potremmo essere veramente cattivi. È meglio che non parlo. Sì, io volevo dire una cosa, no? Perché comunque diciamo le dichiarazioni di Acerbi per me, secondo me sono stati un po' fuori luogo, ma sono stati anche fuori luogo i vari aggettivi che si sono usati anche sui social per Acerbi, no? Quindi non li vado a elencare perché sono stati veramente offensivi qualcuno, secondo me, quindi troppo forti, ecco, quindi sicuramente io è stata una dichiarazione fuori luogo, secondo me, perché si doveva, come ha detto Stefano, secondo me si doveva fermare alle sedi opportune, no? E quindi fermarsi là, è caduto in un piccolo tranello, probabilmente. Ora vedremo, io credo che poi Acerbi resterà da noi, quindi... però diciamo le dichiarazioni si potevano risparmiare quelle dichiarazioni, secondo me, ecco. Permettetemi di fare un ringraziamento a Paoletta che prima ha messo uno sticker, ha fatto una piccola offerta per noi, una piccola grande offerta, però c'era il presidente Lodito, non ci siamo sentiti di interrompere. Il presidente Gragnotti, appunto il suo parlare. Grazie Paoletta. Sì, assolutamente, grazie. Comunque sì, sono d'accordo con Andrea Clementi, a Cerbi non si tocca. Sì, è vero Giampiero, hai ragione, è stata un'uscita strana perché il giocatore è molto esperto, poi è attaccato alla Lazio, non lo so, è strana. Andrea, chi è che fa? No, è Paolo che Paolo. Sta a fumare in diretta. Paolo che te sei a che è un ciucchio della sigaretta lì, butela, che te fa male. No, anche quello che ha detto Stefano, dicevo, per quanto riguarda il discorso di Pastorello, no? Persona che comunque è legata al mondo Lazio. Infatti, c'è anche questo non consiglio, secondo lui, da parte del procuratore nei confronti di Acerbi, è molto particolare. Per cui, un mezzo tranello, direi io. Poi capirai, Antinelli... Il buon Antinelli, sappiamo bene, no? Antinelli, la squadra che sostiene Antinelli. Beh, Max, che ridi, Max, vieni a ride, Max ride. Ma rido perché avete fatto un nome che per me, io solo a nominarlo mi viene da ride, quello che si lamentò per gli striscioni di carta, ripeto, di carta, quindi facilmente toglibili, non a fissi. Vabbè, non dai, andiamo oltre, non andiamo. No, io ho detto solo questo, mi viene da ride, scusate.
Senti, io invece volevo sapere il parere, alla Giampiero l'ha detto, non l'abbiamo detto, il parere di Daniele prima e anche il parere di Paolo. Intanto ragazzi, ho messo il link, lo vado a rimettere, cliccate sul link e intervenite, eccolo qua il link, lo sto mettendo, Giampiero adesso lo mette bene in evidenza. Dai, prendete coraggio. Poi, perché adesso ci dedichiamo questi 10-15 minuti tranquillamente un attimo insieme e potete dire tranquillamente la vostra, quindi cliccate, entrate, prendete coraggio, anche perché qua lo sapete è la voce dei laziali, qualunque voce essa sia, sempre con educazione, ma si può e si deve dire tutto. Allora, prima Daniele sulla vicenda Acerbi, il suo pensiero. Daniele fa parte della nostra redazione, tra l'altro scrive sul nostro sito, che ricordo www.lavocedelaziali.com, e poi Paolo, vai Daniele. Ah, io le dichiarazioni di Acerbi sinceramente le ho trovate un po' anche una mancanza di riconoscenza verso la società, che comunque ha permesso di rilanciarlo e di farlo diventare uno dei difensori più importanti nel panorama italiano, insomma. E perciò a me è sembrato sinceramente appunto anche un po' una mancanza di rispetto, insomma, verso la società, anche perché appunto a 3 anni dalla scadenza era sinceramente i tempi ancora non erano maturi, insomma, per discutere di ciò. Certo. Paolo, che ne pensi? Te sei sempre un attento osservatore. Ve l'avevo lanciata sta bomba sulla chat, dicendo appunto queste esternazioni e soprattutto l'ambito sbagliato, il momento ancora di più, perché tu vai in un emittente nazionale e stai in nazionale, quindi parli di te, è imboccato con tutte le scarpe alla provocazione e si è lasciato un po' andare. È un bravo ragazzo, gli vogliamo tutti bene a livello proprio. Nella norma, dai Paolo, vedrai che a livello professionale non si può dire niente. Certo, al buon Acerbi io gli vorrei soltanto ricordare che è venuto a giocare in una squadra che gli ha permesso di vincere dei trofei, che gli ha aperto le porte della nazionale. Però certo, tutti questi rinnovi che sono arrivati uno appresso un altro, Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, tutte schiommicette, questo ha detto allora io che faccio qua. Certo. Forse un po' quello ha un po' destabilizzato, però è un gran bravo ragazzo. Forse il buon Antinelli è ancora arrabbiato perché quando è tornato a casa, dopo che gli abbiamo alzato la coppa in fascia, la moglie gli avrà fatto trovare tutti i bandieroni da Lazio, perché la moglie di Antinelli è una grande laziale. Questa non la sapevo, Paolo. Questa è una novità. Questa è la novità, quindi derby di Antinelli. Esatto, la moglie di Antinelli è una grande tifosa della Lazio. Infatti, quando gliel'abbiamo alzata in faccia, la moglie gli avrà fatto trovare tutta casa imbandierata del bianco azzurro, gli sarà preso tipo una colica. Però vabbè, lui l'ha scarnati, lui e la Donatella scarnati, che poi hanno torta da Romano, gli hanno mandato a far Cagliari, a Pordenone. Li sappiamo i ragazzi, no, ma non c'è problema. Che c'è Vienna, state buoni. Va bene. Allora, intanto do il benvenuto a Andrea Clementi. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Anche te sei un attento osservatore. Poco fa ci hai mandato pure un bel messaggio su che noi chiaramente condividiamo. Noi guai a chi ce lo tocca. Antinelli. Mamma mia. Stava di Antinelli. Mamma mia, che ha detto. Ma Acerbi, l'altra volta per mangiare. Accendi la lampadina, Andrea. No, sto a macchina, ragazzi. La luce della macchina è questa. Ma ti vedi bene, tranquillo, tranquillo. Quindi lunga vita da Acerbi. No? Allora, volevo sapere la tua, Andrea, su sta cosa di Acerbi, perché tante critiche, per carità, i tifosi, poi è chiaro che non è mai bello leggere certe cose. No? Poi, dette da lui, francamente, è stata un po' una doccia gelata. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Dette così, insomma, un fulmine al ciel sereno. Allora, volevo capire. Che ne pensavi di tutta questa storia, che ne pensi di tutta questa storia e come si può a un certo momento anche ricomporre un po' tutto, la polemica, tutto. Sì Max, allora per me, allora, fermo restando che l'uscita poteva risparmiarsela, partiamo da questo presupposto, però io dico
sia ai tifosi della Lazio che a chiunque commenta questa faccenda è che, siccome non conosciamo veramente cosa c'è dietro le dichiarazioni di Acerbi, io direi che prima di dare del mercenario a un giocatore, prima di dare dell'irriconoscente, bisognerebbe un attimo aspettare. Non perché sicuramente ha ragione Acerbi o sicuramente ha ragione la società, perché non conosciamo bene i fatti. Io facevo una riflessione, sicuramente, vabbè, ripeto, la voleva risparmiare, però uno come Acerbi, che anche sui social ha sempre diciamo inneggiato alla Lazio e ai tifosi della Lazio, ha sputato sangue con la maglietta della Lazio, è uno che fa tantissimo gruppo, che si spende anche per i compagni, no? E comunque ha remato sempre per la Lazio. Se è uscito così, ragazzi, un motivo, secondo me, ci deve stare per forza, un motivo grosso, perché o Acerbi è uscito pazzo tutto insieme, o se no qualcosa c'è dietro. Poi, secondo me, anche se c'è sta qualcosa dietro che ha irritato tantissimo Acerbi, io sono convinto che adesso, domani, a rientro alla Lazio di Acerbi, sicuramente ci sarà un confronto e sicuramente poi con l'aiuto anche del procuratore di Acerbi si troverà un punto d'incontro per il famoso rinnovo. Però prima di giudicare, io dico a tutti così alla Lazio, prima di giudicare Acerbi, andiamoci piano, perché comunque non conosciamo i fatti, solo questo. Prima di dare io ho letto cose scandalose, io ho letto mercenario, devi andare via subito, deve essere venduto, cioè sicuramente sono se la vorrà risparmiare, però sono d'accordo con te, perché comunque effettivamente non conosciamo bene le cose, però diamo il beneficio di inventario, serio professionista, attaccato alla maglia, lo ha dimostrato. Sono d'accordo, Andrea, ho letto anche io cose che non mi piacciono, nel senso che almeno fino a quando non io credo che ci sia stato probabilmente anche qualche malinteso. Forse in questo momento il silenzio è la cura migliore. Credo che forse il silenzio è una cosa che magari tra l'entourage Acerbi e la società debbano in qualche maniera così un po' ricomporre il tutto. Meno di una è meglio. Ma io sono convinto che comunque nel giro di breve, prima di tutto, si chiariranno adesso, e poi nel giro di breve comunque Acerbi troverà il punto d'incontro con la società per il rinnovo, perché comunque Acerbi, ragazzi, 3,5 forse sono troppi, ma 1,8 sono veramente pochi per Acerbi. Cioè Reina, che viene a fare il secondo portiere, prende oltre 2 milioni di euro, Caicedo pia 2,3, è giusto che Acerbi abbia un giusto adeguamento. Per me almeno 2,5 Acerbi si rimerita tutti alla Lazio, anche quello, forse. È quello che ho detto, pure io, ragazzi, no, ed è stato destabilizzato da sta raffica dei rinnovi, e lui non è stato considerato, e tutto questo ha magari un pochettino l'ha un po' covato. Poi al momento che è stato pungolato ha tirato fuori, insomma, ha detto alcune cose che, però voglio dire, Paolo potrebbe pure essere un'altra cosa, che mo' vado per ipotesi, che Acerbi è stato promesso un incontro per il rinnovo e poi non è stato chiamato, cioè nel senso che si aspettava una chiamata dalla Lazio molto prima, gli era stata promessa e non è arrivata, e allora un po' si è stranito. Poi c'è sta quell'altra cosa da dire, ragazzi, che comunque le parole da Acerbi si riferiscono comunque alle cose uscite dai giornali. Cioè lui ha fatto intendere, almeno poi ditemi se avete capito una cosa diversa, da quello che ho capito io, ha fatto intendere che alcuni, non so chi, stanti dentro alla Lazio, hanno fatto uscire apposta alcune richieste di Acerbi per metterlo in cattiva luce. Io ho capito anche questa cosa, sicuramente mi sbaglio, però lui si riferiva soprattutto anche al mondo mediatico che gira intorno alla Lazio, e lui si è lamentato di questo come se qualcuno avesse fatto uscire ad hoc certe richieste dello stesso giocatore. È stato anche detto, però, che lui, alla fine di questa intervista, ha detto che se le cose stanno così, il rinnovo non è nella mia testa. Quindi bisogna dire una cosa così forte significa che qualcosina magari a livello No, bisogna anche andare ad interpretazioni. Non è nella sua testa perché non è una cosa che lo preoccupa, o non è nella sua testa perché a quelle cifre non rinnova. No, io penso perché Acerbi, secondo me, si sente una persona molto corretta,
e se qualcuno ha fatto qualche scorrettezza nei suoi confronti, allora potrebbe non essere più nella sua testa. Ma io sono convinto, ragazzi, che poi adesso a Acerbi a caldo avrà detto queste cose. Io penso che con l'incontro fatto bene con la società, con l'aiuto di Pastorello, che è il suo procuratore, io penso che una quadra la trovano e trovano anche rinnovare il contratto, perché comunque Acerbi si trova troppo bene alla Lazio. Oggi però al microfono di Radio Sport diciamo che lui ha detto che alla Lazio sta bene, però ha confermato che si discute in sede opportune. Comunque ha confermato il concetto che aveva detto ieri, ecco. Intanto saluto Fabio e Sicilia Bianco Celeste. Sì, oggi sono silenziato perché sono un po' stanco e stressato dal lavoro più che altro, e poi saluto Fabio, gli dico sì, sono un grandissimo tifoso della Mercedes, quindi siamo sulla stessa linea. Guarda i due ragazzotti qui, Andrea e Paolo, vi è piaciuto l'intervento di Sergio Gragnotti? Guarda, vai prima tu Paolo. Come vai. Paolo, per me è stata proprio un'apoteosi. Quando gli avete fatto la domanda di qual è stato l'acquisto più difficile, ero sicuro che diceva Alen Boxic. Invece quello più facile è stato quello di Vieri. L'ha chiuso con un'ora in barca, lo ha chiamato, quello era da Monte Carlo, lui stava lì con la barca, ha detto questo è il contratto, va a venire a giocare a Lazio, quello ha firmato un'ora. Credeteci che ci avevamo una montagna di domande, e alla fine, siccome ci avevo parlato questa mattina, mi aveva detto Massimiliano non più di... sapete, comunque insomma non è più un bambino, quindi dicevo sai, insomma non mi tenere più di un quarto d'ora, ma è chiaro che abbiamo un attimino steso delle domande. Erminio poi è stato molto gentile, che è rimasto più, quindi speriamo di aver preso, non abbiamo evitato domande. C'era l'ultima domanda che poi ha risposto lui, quella sulla Lazio attuale, insomma non volevamo fare intrecci con Apro e chiudo parentesi. Per quanto riguarda la partita, è finita 1-0 per l'Italia e si teme una lesione al legamento del ginocchio sinistro per Zaniolo. Ecco, la vedo adesso. Zaniolo si teme lesione legamento e ginocchio. Sì, se il giocatore è uscito al 40esimo della sfida contro l'Olanda. Questo al di là dei colori dispiace, perché assolutamente perché, sì, noi siamo corretti, quindi perché sto ragazzo è comunque sia un patrimonio del calcio italiano. Certo, allora facciamo un giro, aspetta, prima di fare il giro Max Vienna prima aveva alzato la mano perché voleva dire qualche cosa, quindi voglio dare la palla a lui. Sì, velocissimamente chiudo il caso, cioè da parte mia chiudo il caso Acerbi in questo senso. Siamo rimasti tutti malissimo perché da Acerbi, un calciatore come Acerbi, certe dichiarazioni non te le aspetti. Se ne avesse fatte, faccio un esempio, un nome a caso, un Lukaku o un altro, non un senatore, forse erano già più tra virgolette più accettabili da parte dei tifosi, anche se non l'avremmo condiviso lo stesso. Il problema è che Acerbi ha un'esperienza tale, certo, a Milano, quando fu il trasferimento a Milano un paio di volte se ne uscì con certe frasi un po' discutibili. Speravamo tutti, io sono sicuro che il caso rientrerà, ha acquisito maturità, è uno che esce sempre con la maglia bagnata di sudore, per cui secondo me è più quello che gli hanno messo in testa che quello che... Ma no, non credo che nessuno voleva dire. Non credo che nessuno gli abbia messo in testa. Magari lo ha piaciuta, come dice anche Paolo, l'interpretazione dice ok, magari ha voluto dire beh, in questo momento stoppiamo un attimo questo discorso del ritiro, del rinnovo, scusate, e aspettiamo e vediamo. In fin dei conti, ragazzi, Acerbi c'ha comunque un contratto per 3 anni, probabilmente un adeguamento, magari gli era stato promesso un adeguamento, come dice anche Andrea, c'è stato un discorso legato a alcuni rinnovi, ma sappiamo anche, ragazzi, cioè siamo in pieno calciomercato, vogliamo tutto e subito, non è che le cose si fanno immediatamente, ci saranno dei programmi, no? Visto che Acerbi comunque ha un contratto per altri 3 anni, non dico che il rinnovo avverrà tra 2 anni, ma probabilmente magari quantomeno dopo il calciomercato, si sa che quando chiude un mercato poi spesso partono un po' i discorsi legati ai rinnovi, no? La società pianifica
determinati incontri con i giocatori interessati e si procede. Quindi anche noi che stiamo lì pronti, che vogliamo pure lui tutto e subito, no, ma adesso è finito Murichi, rompevano le scatole con Murichi, è arrivato Murichi, Fares, è arrivato Fares, ma adesso, cioè, nella Lazio io ci vado matto, sembra quasi che c'è ogni volta una la ricerca di una cosa, che sistemiamo una cosa e subito ne sfasciamo un'altra, si riapre. Scusate, posso dire una cosa? Vorrei sentire soprattutto, ma vorrei sentire nel particolare il capitano Magno e il dottor Morici. Allora, tre giorni fa esce fuori la storia di Diagonale. Tre giorni fa. Passa un giorno, esce fuori la storia di Acerbi. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa, montano tutti quest'onda mediatica sulla Lazio. Sono partiti del mancato acquisto di Davide Silva, poi c'è Murichi in una riva, giù con le legnate, Fares e Macello, pure lì Malotito, tutta una... Allora, vorrei capire, secondo voi, questa società, ancora una volta, non ha capito, pecca nella comunicazione o no? Ma com'è che tutte queste cose in casa Juve non esistono, in casa Inter non esistono, in casa Milan non esistono, solo da noi esistono queste casare? Paolo, ti ha risposto Gragnotti. Anche all'epoca sua, purtroppo, come c'era qualcosa, non vedevano l'ora di mettere in salto quello che era un qualcosa di pseudo negativo in quest'era con la gestione del presidente Lotito, quello che può succedere. Se sa, ormai è un copione già visto. Sta, parliamoci chiaro, lui sta con la nazionale, no? Adesso la società, no? Adesso, per carità, come dice Andrea, poi le cose andrebbero accettate. Ma la società che c'entra? Oggi diceva un po' Diagonale, un po' molto, cioè, la società è rimasta composta. Probabilmente quando tornerà adesso ne parleranno. Ma la società che c'entra, Paolo? Parliamo se c'è qui, è tutto. Ma perché tu hai mai sentito? Scusa, Massimo, ma perché tu hai mai sentito qualche giocatore del top club andare a fare un'intervista, andare contro la società? Sì, Paolo, è successo. Paolo, ma con chi? Ma con chi? No, Higuaín l'ho fatto quest'anno pure Zanotti. Zara è da Lazio, ma ditemi un giocatore, ditemi, cioè nemmeno Dybala ha fatto, quando ha detto di 20 milioni di rinnovo, mica è andato in televisione. Ma forse è la comunicazione, è quello sto dicendo, romana, la comunicazione tra virgolette romana, che enfatizza, rompe molto più le scatole. Poi, bravo, ragazzi, quando c'è di mezzo la Lazio, le notizie... La mia domanda era quella. Insomma, fa scandalo, fa situazione. Ma io sono preoccupato solo di una cosa, e mi auguro che la Lazio... Poi adesso risponde pure Giampiero, perché la domanda era per capitano Giampiero e il dottor Morici. Cioè, io mi auguro una cosa, la mia paura è che ci abbiamo un campionato alle porte e troppe polemiche ho notato dalla fine del campionato scorso ad oggi, e queste polemiche vanno increscendo, perché come dice pure Paolo, se ne chiudiamo una e ne apriamo un'altra, adesso mette e mostra, 2 o 3 giorni romperanno le scatole sul difensore, uscirà fuori qualche cosa, cioè quasi come che devono minare l'ambiente Lazio. E la mia preoccupazione è che poi speriamo nella bravura di Peruzzi, la bravura del mister Inzaghi, ok, anche della società, insomma la coscienza dei giocatori, che si isolano, ok, perché a volte queste cose mettono quel malumore che poi deve partire una stagione e non parte nel verso giusto. Credo che siamo d'accordo su questo, vero Giampiero? Sì, d'accordissimo. Intanto dico a Fabio, che aveva scritto, Lombardi oggi ha effettuato le visite mediche in Paidea, anche a Cataldi mi sembra ha fatto qualche controllo, quindi giusto per confermargli di sì. Sì, sai, a volte ci sono questi periodi, ormai era da 4-5 giorni che si scriveva sui quotidiani sportivi della questione di Acerbi sul rinnovo, che non c'era lontananza tra i 2 milioni e mezzo offerti alla società e i 3 e mezzo che chiedeva il giocatore, almeno sui quotidiani scrivevano questo, ecco, quindi qualcuno
ha voluto spingere, ma poi il giocatore Acerbi magari casca, come dicevamo prima, è cascato nel tranello. Poi qualche giorno fa c'è stata l'uscita non felice del dottor Diaconale. A volte nella Lazio, quando succedono le cose, succedono una dietro l'altra. Per me alla fine ho contato. Col dottor Diaconale poi adesso vedremo un attimo, perché volevo giustamente, proveremo a portarlo nuovamente ai nostri microfoni per chiarire, perché a me piace molto la chiarezza, quindi devo intervenire un attimo perché ho dovuto togliere un messaggio di Theo Walker che comunque sia non possiamo accettare. Cerchiamo di mantenere comunque una messaggistica e un parlare corretto anche nei confronti di chi comunque sia non è dei nostri colori, perché è una cosa che noi non sopportiamo, e allo stadio poi facciamo quello che ci pare, però durante le trasmissioni parlare di certe cose, specie riguardo ai genitori di alcuni giocatori, è fuori luogo e poco elegante. Noi siamo la Lazio, ricordiamoci. Scusami Massimo, volevo finire, è pur vero che, come dice Paolo, in altre squadre, anche come la Juventus, che è successo sul rinnovo di Dybala, nessuno è andato in TV a parlarne, ecco, quello sì. E quindi è la ricerca costante nella Lazio di creare situazioni di zizzania, di mettere i problemi, ma quando ci stanno le cose positive, si insabbiano le cose positive, quindi non dobbiamo cadere in questi tranelli. Probabilmente ha sbagliato anche Acerbi, c'è caduto anche lui, Stefano ce l'aveva detto che E vedrete che Acerbi verrà sanzionato dalla società. Vedrete che sarà così, deve essere così. Perché il regolamento, Paolo, è chiaro, no? Esatto, perché come è successo per Lukaku, la stessa cosa adesso succederà per Acerbi. Verrà sanzionato, perché è giusto, se è andato comunque a dire qualcosa in televisione che non dovevi in quel momento, che la società è quotata in borsa, un po' hai screditato pure, e non va bene, dai ragazzi, non va bene, mo parliamoci chiari, non va bene, cioè, perché no. io ho pianto per due giocatori, ragazzi, per Nesta e per grande Stam, mo che Acerbi Acerbi che è diventato Beckenbauer, cioè gli vogliamo bene, è un ragazzo d'oro, perché per carità di Dio, ma chi dice il contrario, però a tutto c'è un limite, eh. Non è che stiamo a parlare di Beckenbauer. Paolo, scusa. Quanti anni hai? 52. Si direbbe. No, perché ti spiego, tu hai detto questi due, hai fatto questi due nomi. Io ho pianto Vecchinaglia e sono rimasto delusissimo da Nedved. Vabbè, ma adesso per i ruoli. Era ironico. Era una cosa... Chiudiamo sto discorso da Acerbi, se no non riusciamo più. Cioè, lasciamolo in pace. È un giocatore nostro, lunga. Cioè, che c'ha la maglia della Lazio. Andrea? No, posso dire l'ultima solamente, no? Perché Paolo, hai perfettamente ragione che non si piange per i giocatori di qua e di là. Però stiamo così come se damo, cioè lo crocifiggiamo. Stiamo dando le colpe più del dovuto ad Acerbi, perché giustamente, vabbè, una multa se la prende perché non doveva uscirsi nel pubblico, ok, però ripeto ragazzi, se ne è uscita in quella maniera, Acerbi il risentimento l'ha avuto per qualche motivo che è fondato, almeno per lui, per e lo lui. Discuti con la Lazio, non televisione. Sì, ma infatti ha sbagliato, ma Paolo ha sbagliato, però sicuramente la colpa sarà pure nel mezzo, penso, no? Sempre quando si tratta dei rinnovi, sta tranquillo che la colpa sta sempre lì. Quello lo sappiamo da 16 anni. Ragazzi, guarda, io vi dico che ho pianto pure io per il giocatore della Lazio. Quando Gascogna ha pareggiato all'ultimo secondo il derby che i pianti che mi sono fatto. Comunque c'è un bellissimo articolo sul nostro sito intitolato Io amavo il pallone, nella rubrica Il gol di Sandro Di Loreto, proprio su questo fatto. Andatelo a leggere perché è veramente veramente bello. Dopo vado. Sandro, anzi, Sandro poi molto presto sarà con noi, che manca da un po' di tempo, quindi molto presto sarà con noi in diretta. Allora ragazzi, facciamo un giro, intanto saluto Mirko che era entrato così, l'avevamo fatto entrare, lo saluto. Siete soddisfatti finalmente dell'arrivo del bomber, e che bomber, insomma, comunque centimetri e chili a disposizione dell'attacco della Lazio, quindi potenza
e personalità, perché poi oltretutto è un uno 94, insomma, di altezza 92-94 kg, è un armadio che cammina. E poi Fares è finalmente un bel esterno. Speriamo, ragazzi, di Lulic, sapete come la penso, vediamo un po', ma in questo momento con quelli che erano arrivati, gli ultimi due, c'è sicuramente il difensore, o probabilmente, guardate bene, forse anche i difensori in arrivo. Parto da Daniele e poi facciamo il giro. Andrea, il microfono. Sì, allora, su Murighi e Fares, volevo dire, allora, per quanto riguarda Murighi, per me è un attaccante che ma assomiglia pure come cognome, Murici. Allora, Stefano ci ha detto che si dice Murici, io pure lo chiamavo Murichi, in realtà la pronuncia è Murici. È un attaccante che per caratteristica la Lazio mancava, perché comunque nel pacchetto offensivo nessuno, né Immobile, né Caicedo, né Correa, avevano quelle caratteristiche, insomma. Poi comunque ho letto anche dei suoi trascorsi, del suo passato, comunque una storia travagliata. Secondo me è un giocatore che comunque aggiungerà carisma, insomma, all'attacco della Lazio. Per quanto riguarda Fares, invece, ho visto che comunque è un esterno che ha grandissima propensione offensiva, cioè è molto bravo ad attaccare, e forse però comunque il quinto a sinistra è sempre un ruolo delicato, perciò bisognerà vedere anche come svolgerà la fase difensiva, insomma. Stiamo a vedere, comunque per me sono due buoni acquisti che potranno essere utili sicuramente. Adesso Paolo. Io sto col dottor Ferraresi, perché gode come un rospo per Murici. Io era proprio quello che mi aspettavo, e io adesso dico soltanto che la Lazio dovrebbe fare sto piccolo sport. No, il dubbio ci è venuto, come gode nei rospi. A me non è mai successo. Io sapevo come un riccio, però mi è uscito fuori pure rospo. Pure riccio, per gode un riccio, insomma. Il rospo quando gode fai a capriole. Ma fermate qua. Basta così, Paolo, non degenera. Comunque stavo dicendo che Lazio deve fare soltanto questo piccolo sforzo, se riesce a questo piccolo sforzo di prende Kumbulla, poi io per me è come il 7 quando esce la matta. Mi chiamo fuori, se arriva Kumbulla sto a posto così, perché se Radu è sto Radu che stiamo vedendo adesso in questa preparazione, fisicamente sta a posto, non so se l'avete visto, sì. Fisicamente sta a posto, e Radu è una certezza. Deve soltanto fare sto step importante, riesce a prendere sto Kumbulla. Secondo me la squadra sta a posto così. Mirko. Vabbè, d'arrivo de Murichi sono contento, perché se è quello che dicono loro, che è un grande giocatore, un grande bomba, speriamo che l'Italia si abbianta bene, speriamo. Certo, però io mi fermerei solo a Murichi, perché visto che c'è la Champions, io prenderei un attaccante di livello tipo Mazzucic, che ho buttato a fare Champions, perché regà, per me due attaccanti, Caicedo non c'è esperienza in campo europeo. Attaccanti sono 5, perché devi vendere pure Caicedo. Devi vendere Caicedo a quel punto. Manda via Caicedo, regà, toccava la Coppa, io la Coppa voglio giocarmela a sto punto. Sì, e poi Acerbi. Mirko, non si giocano le coppe solo con attaccanti, tanto perché dobbiamo segnare. La squadra deve esperienza europea. Ascolta, la squadra deve essere disegnata per filo e per segno in tutti i suoi reparti. Quando tu c'hai 4-5 attaccanti a disposizione, facciamo conto anche rimanesse Caicedo. Io penso che comunque sei abbastanza coperto là davanti. Non solo, poi vi dico pure sì, una cosa. Però Mirko deve esprimere il concetto, però vi dico pure una cosa. Perché la storia pure degli attaccanti 5, io li prenderei 5, io. Sì, però vedi come stanno. Sì, aspetta un attimo, Mirko, però te voglio dire pure una cosa, cioè io lo prenderei, attenzione, sempre che Caicedo va via, perché a me comunque Caicedo piace molto. Guardate che Caicedo è un bel fior d'attaccante, ragazzi. Ma che scherzi. No, se deve andare a fare, se vuole lui fa un'altra esperienza, allora a quel punto è chiaro. Però nessuno ha detto, guardate che Inzaghi, ormai lo sappiamo il modo di giocare di Inzaghi, lui gioca con due punti al massimo. Sì, sì. Quindi voglio dire,
dopo. È vero che gli impegni sono tanti, insomma, sarà lui già, però insomma teniamo conto anche questo. Comunque io lo prenderei, attenzione, se Caicedo va via, se Caicedo rimane vi posso dire una cosa, però, io sono contento così. Io pure, vai Mirko, vai però ecco come, allora io sono contento di tutto quanto quello là che la Lazio sta a fare il mercato, meno male, avevo pure fare, però raga, voi visto, beh, io sto con Francesca Acerbi, perché a me piace, per me anche se ha sbagliato la società ci parlerà, ok, per me non è neanche d'accordo, però secondo voi, no, se noi andiamo a prendere uno con Cumbulla, non prendresti doppio acquisto Cumbulla e Hilson insieme, li prenderesti ampia ancora la rosa, mandavi ancora gente che non ti serve, sforti la rosa entrambi, Cumbulla e Hilson fanno bene, secondo me. Mirko, è ovvio, ma è certo che li prendere. Ma certo, cinque cambi stanno a gennaio, cinque cambi. Mirko, allora se noi vogliamo fare una trasmissione e vogliamo dire che riprendiamo, cioè riprendiamo tutti, se facciamo un giro tutti ti dicono di sì, io per primo, però dobbiamo pure guardare un po' la realtà, nel senso poi sì, se la società farà questa cosa, noi se alziamo un piede. Sì, perché... Cioè, se prende Cumbulla gli batto le mani, se mi porta pure Rizzo oltre che a Cumbulla marzo un piede, però, gli batto le mani e gli offro pure qualcosa da bene. La Lazio va giù in Champions, io penso che Lorido è così matto che non ha pronto uno sponsor per la Champions, quello porta i soldi di sponsor in Champions, perché poi ha preso pure l'ingresso dei 60, ma tra l'altro la Lazio l'ingresso della Champions 55 E il trofeo che abbiamo versato a Riyad, quelli sono altri soldi. Io penso lui ha fatto, io penso un colpo in cassa, un campione, per me ce l'ha ancora in tasca, mettono ancora in campione, perché sai che vuole anche un'esperienza, per portare più gente a Osteure, secondo Stefano me. E Lorenzo ci dicevano proprio questo, soprattutto Lorenzo dice meglio c'ero oggi, scusate ragazzi, vediamo un attimino, facciamo un po', bisognerà vedere la Lazio, bravo Sergio, in cassa, quanto c'è in cassa. Oggi anche Gragnotti parlava di autofinanziamento, come mediante la gestione di qualche cessione, no? Lui e Gragnotti su questo era molto abile, io scherzando, io poi sono il primo che dico no. Però scherzando, se ricordate qualche puntata fa, feci una domanda provocatoria: sareste disposti a sacrificare un pezzo per andare sul mercato e reinvestire tutti i soldi che tu prendi da quel pezzo, quindi insomma bei soldoni per intenderci, e per andare a rinforzare la squadra con altri giocatori? Io ho detto no, perché io sono uno stile un po' vecchio, i miei giocatori bravi io me li tengo e poi ogni anno vado a mettere uno o due pezzi e nell'arco di 3-5 anni c'ho una grossa squadra, io la penso così. Però nel calcio di oggi mi rendo anche conto, sì. Se non c'hai lo sceicco del City o del Paris Saint Germain, probabilmente se vuoi una grande squadra sei costretto a fare certo. Così sbaglio, che pensa, dite Gian Piero? Una notizia del genere veniva a Lazio. Ma Luis Felipe alla fine posso stare tranquillo, rimane a Lazio, posso stare tranquillissimo, 100%? Sì. No, meno male. Guarda, dovrebbero... Dico, Max, sul tuo ragionamento dico che quest'anno no, ma l'anno prossimo se la Lazio si conferma, io un pezzo grosso lo venderei. Bravo. Milinkovic, se la Lazio si conferma, e quindi vuol dire che Milinkovic farà una grande stagione, o gli altri faranno una grande stagione, io un pezzo grosso lo venderei per costruirti l'ingiovane a squadra, costruirti... Comprati quei 3-4 giocatori, secondo me, sì, fate delle scelte per crescere, a volte fate delle scelte. Ecco, Mirko, facciamo un giro, poi ti ritorno. Ok, scusate, facciamo un giro perché sennò ci sovrapponiamo e poi magari non è. Massimiliano Vienna invece, la Gian Piero dice quest'anno probabilmente no, ma il prossimo anno. Quindi venite anche un po' al ragionamento che abbiamo fatto prima. Comunque, Max, allora. Partiamo per il reparto, io partirei reparto per reparto. In attacco, Max, ferma del reparto per reparto. Io ti dicevo, è plausibile questo discorso? Tu alla domanda provocata, lo cederesti un pezzo importante, tipo 100 milioni di euro? Giochiamo, se va per giocare. 100 milioni di euro, che mi ricco. Fate voi uno, non mi fate il nome, se no cominciate a dire no, io quello no. Uno, la società è... guarda. E i 100 milioni che tu sto a fare la domanda, i 100 milioni che tu prendi li reinvesti totalmente, insomma 100 milioni sono 5 giocatori da 20 milioni, insomma 20 milioni ci prendi, oppure ne puoi prendere, fai te, ne puoi prendere pure uno da 30, un altro da 30, cioè voglio dire,
100 milioni investiti nei vari reparti, tu la faresti questa cosa? No, perché conosco la gestione della società, nel senso che con 100 milioni diciamo che tu prendi due giocatori, tre giocatori da 30 e uno da 40, due da 30 e uno da 40, stiamo parlando di top player, ok? Il problema è che questi vogliono i soldi e la società Lazio non sugli ingaggi non lo fa, solo per questo. Ma tu certo, lo faresti? Perché... lascia perdere la società, se lo fa o non fa, tu? Accetto, lo farei, ma io lo sì. Guarda, stai a parlare con uno dei pochi che era d'accordo sulla vendita dei signori. Uno dei pochi. Ok, Daniele. Ah, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Giampiero, perché secondo me quest'estate proprio non è fattibile come cosa, perché comunque è un mercato un po' a parte, perciò non ci sono stati grandi investimenti, a parte magari quel Napoli, Osimhen. Però per me dall'estate prossima sì, si potrebbe assolutamente fare. E poi ho visto un commento che diceva appunto che per quest'estate trovare un vice Luis Alberto, e secondo me la società appunto dovrebbe pensarci, perché come caratteristiche anche nella panchina Lazio non ha quel tipo di giocatore, poteva essere tipo David Silva, insomma, comunque sia Parolo che Cataldi non hanno le stesse caratteristiche di Luis Alberto. Mirko? Che dire, sì, io la vedo come, la penso come ha detto bene Daniele, che sarebbe un vice per Luis Alberto pure, sì, quello è vero. Mi piace sto sbollai che Fabio Fravilli ci mette in evidenza. Io ho visto ma a me mo fai dire. Te Massimo, io lo so tu quello che dici. Sì. Ma noi no. Sì. Ma hai risposto come Marchese. Sì. Max, scusami. Allora, no. Io mio malincuore lo farei. Devono essere reinvestiti questi soldi. Magari anche solo con due campioni, con un ingaggio alto, ma andrebbe fatto. Però vanno reinvestiti. Se sì, poi ma secondo me la Lazio è arrivata, perché comunque... Fammi venire un attimo, se dobbiamo prendere delle scommesse, a quel punto no. Perché è vero che tu c'hai una plusvalenza che hai creato con la cessione di un Milinkovic o di un Luis Alberto... E però poi l'importante è che se non tutti e 100, ma almeno 80 vengano reinvestiti in tutta questa storia. Questo io dico, l'importante è che vengano reinvestiti, e a quel punto a mio malincuore dico di sì. Paolo? Il discorso che fa Giampiero è generazionale, è giusto che sia così. La Lazio, intanto bisogna vedere la Lazio che cammino che farà in Champions League. Da lì si determineranno tante cose, perché la Lazio si arriva ai quarti di finale, ha incassato bei sordoni. A quel punto puoi sacrificare un pezzo da 90 e fai i soldi che devi fare, perché non plus valenza, hai fatto plus del plus, perché Milinkovic gli hai levato la Fiorentina, hai pagato due sordi e lo rivendi a quattro volte il valore. A quel punto poi devi puntare, però se deve essere un ricambio generazionale devi puntare sui ragazzi che cominciano a essere dai 2000-2001, 99, 2000-2001, e questi sono adesso ragazzi le fasce. Guardate che sta a fare l'Arsenal. Allora, l'ultimo giro e ci salutiamo perché è tardi ragazzi, la domanda è questa: secondo voi, non secondo la società, secondo voi cosa manca alla Lazio? Parliamo proprio di ruoli, in questo momento, dando ormai sono arrivati e sono chiuse le cose di Murichi, Fares e tu, allo stato attuale, quindi adesso la Lazio, secondo ognuno di voi mi dovete dire chi deve ancora prendere, no il nome, non mi interessa il nome, voglio sapere, un difensore, un centrocampista, un attaccante, dite quello che vi pare, ma ditemi. Parto, manca il dodicesimo, la curva nord. Vabbè, quello non qui, riaprire quello, quello sempre quella è stata da sempre la forza da Lazio, presenti manca... esatto, parto da parto da Massimiliano Vienna. Max, secondo te cosa manca ancora alla Lazio per ai nastri di partenza prima del campionato e poi della Champions League? Due difensori e un vice Luis Alberto. Daniele?
Ah, pure per me, un vice di Salberto, due difensori e se parte Caicedo anche forse un'altra punta. Paolo. Copio e incollo quello che hanno detto loro. Mirko. Copio e incollo. Giampi. Incolla e Stesso copia. discorso, dai, copia e incolla due volte. Io non copio e incollo niente. No, 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 poi dico, mo se mi dice copia e incolla No, 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 a me mi piace questa cosa. è il compagno mio qua di viaggio e dico siamo rovinati. No, no, no. Ma nessuno ha parlato, a parte i difensori che sono d'accordo con loro, un sostituto di Leiva. Ma non arriverà, se Quindi centrocampo aspetta, no, aspettate, aspettate, quindi quindi difensore? difensore e sostituto di Leiva. Te basterebbe un Basta così. difensore. Ma Allora sì, io lo invece stesso direi problema ce l'abbiamo. che il Chi è? Vabbè, sostituto Scalante in teoria dovrebbe essere. Scusate, allora se si fanno i discorsi e volemo 5 attaccanti, 10 difensori, 100, però abbiamo Escalante, ma se uno si fa male, dove ci Ma mettiamo c'è pure le Badel. mani? C'è Cataldi. Badel, se in un parte ce l'hai, ma sì, che fai? Cioè, noi dobbiamo. E non è bello, ma dobbiamo pure imparare a ragionare così, cioè se tu c'hai al libro paga come se c'hai in Sì, quello azienda, no? Tu assolutamente vorresti sì, però assumere tu mi hai chiesto o che cacci manca, uno? Sì. secondo me è No, 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 questo. ma è bello, è giusto, ma è bello, ognuno hanno copiato un po' Perché quello che ha parte, detto gioca in Vienna. collo, si fa presto, No, no, si fa ok. Allora, presto. io invece vi dico che Oh, si è sicuramente scatenata la coppia, vai! è bella. Non ci Però Max, piace sta cosa. Allora, io invece ragionate che c'è anche Akpak Pro, che entrerà in rosa sicuramente. Perché la dico a Esatto, me? è pure un bel giocatore, ragazzi. A me piace, lo sai, Gian Poi Piero aveva detto. vedremo. Allora, io invece vi dico una cosa: che bene o male sul sostituto di Leiva, Max, se non parte nessuno, bene, poi Se parte Scalante, lo lui, devi se, arrangiare che Cataldi, poi c'hai. Cataldi è un bel giocatore. Cataldi ce volevamo puntare, non ce volevamo puntare con su Danilo. Quest'anno non era andato male, cioè, voglio dire, Danilo. Certo. Io, secondo me, vanno premiati, cioè la Lazio deve anche puntare sulle risorse sue. I soldi io li spenderei, torno a ripetere, il difensore per forza, se ne arrivano due ancora meglio. Ragazzi, se va via Caicedo, come ha detto Daniele, Un'altra punta? l'attaccante serve, ma io No, no, torno a ripetere, il dottor se Moretti non è io devo convinto. investire a centrocampo, prendo un altro laterale di sinistra. Perché? Perché la storia comunque Ci del insegna lunga che vita a fare. Senad, speriamo tutto bene, devo capire lì che cosa succederà, perché purtroppo Massimo, il dottor Moretti non è convinto. non è convinto, però io lo dico, perché ragazzi, siamo sicuri che basta fare vogliamo adattare Dimmo del pupaccio, te lo ricordi Alberto Alberto Sordi? Sordi, guarda Paolo, si sta ammassando le risate. No, A Max, bravo. andiamo a c'è tutti quanti insieme a mangiare, andiamo a mangiare. È Sei seria capitato. la cosa. No, beve, andiamo a cena e a mangiare, bevi, o non andiamo a cena poi. Rimasta Trentina ancora collegati, forse più. Attenzione alla notte bianca, eh. Attenzione, che pensate che presto faremo una mattata del genere, però dovete essere tutti presenti, ci divideremo perché è chiaro, fa la notte, insomma, però vabbè, ci stiamo pensando. Vienna è svenuto. No, diciamo una cosa, che questa cosa che avete detto sulla cena, magari ci andiamo a mangiare una pizza tutti insieme, chi vuole si Regione aggrega, tutti qua qui di Roma, di provincia e quant'altro, limitrofe. magari lo organizziamo. Da Giovanni. Ma non di sabato però. No, così mi va male, oh. No, Così mi va comunque, male. vabbè, Prende però Giancarlo. no, però sabato ce lo vuoi male te. Oh, però ditelo in chat che avete preso questa iniziativa che mettete a disposizione un pullman. No, ma Dimo, Vabbè, poi guarda vediamo, dai. Vienna, No, la se possiamo sta asciugando il organizzare. sudore Vienna dalla notte bianca, guarda, La guarda. possiamo organizzare, Ah, ragazzi. Vienna se sta asciugando il sudore, Polaccio. Vienna, preparati, lo sapete che Vienna farà tutti i post partita, sì, No, ma Vienna insieme a Riccardo Budoni, quindi Vienna, preparati perché quest'anno tra campionato e Champions. il turno dalle 2 alle 8 di mattina farà Vienna, no? Vienna farà Ah, guarda che se me lo... Morigi, guarda che se me lo dai entro novembre questo ruolo, io sto a posto. Io non La ti do notte il niente. problema del Cholon d'oro, per cui Sentite, che voi sappiate, perché poi noi abbiamo chiesto, Majoral mi sembra che sia definitivamente naufragato, mi davano non se ne notizie sente al più. Valencia, o sbaglio? Quello che sapevo io, quindi perché un amico, Michael Bonifacio, ci diceva appunto, ci chiedeva di Majoral, caro Michael,
non è, no, ma è, credo che no, credo... è andata più lo stipendio a cambiali, quindi io penso che forse la Lazio non lo so quanto veramente l'abbia trattato, secondo me era Majoral mezzo fuori moda per bambini, come sta cosa. Va bene ragazzi, è stato bello, ci siamo trattenuti, abbiamo fatto quasi le 11:18, quasi 11:30. Allora, vi mando un abbraccio, saluto Mirko, grazie di essere intervenuto. Ragazzi, grazie a voi, buona serata. Ciao Mirko, un saluto pure a Paolo, grazie Paolo. Poi per la pizzata adesso ci organizziamo, dai, vediamo di farla, magari prima che inizia il campionato ci dobbiamo organizzare un attimino. Ciao, vediamo grandi. Ciao Paolo, ciao a tutti ragazzi. Ciao Mirko. Ciao. Mi permetti un pensiero prima di chiudere? Sì, adesso venivo a te, a Daniele, sì, prima di chiudere. Siamo rimasti noi della redazione. Vai Max, dimmi. Allora, il mio pensiero e un ringraziamento va a tutta, e quando dico tutta proprio completa, dalla A alla Z, la redazione della Voce dei Laziali. Va a tutti coloro che stasera ci hanno seguito, a tutti i tifosi laziali che sono stati con noi, soprattutto quelli che io ho letto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Sicilia, perché questa sera innanzitutto la voce dei laziali ha emozionato veramente tantissimo la gente. Grazie, io sono stato uno di quelli che si è emozionato di più, credimi, ho un brivido. Grazie Max per le belle parole, grazie chiaramente anche al presidente che è stato con noi, saluto Sergio e tutti i ragazzi e Battipaglia. A proposito Sergio, comunicazione e servizio, abbiamo recapitato la tua maglia e grazie per il dono anche che mi hai fatto a me e anche a Giampiero, e anzi prometto, ricordami e tutto, perché l'avrei dovuto mettere stasera, poi tra tante cose mercoledì mi vedrai in diretta con la maglietta, cioè, Battipaglia Laziale. Io ti metto la maglietta. Vabbè, ricorda, ma io c'ho una certa. Questa è una compagna. C'ho una certa, non mi ricordo che sto chi i cosi, sto chi i fogli, mi devo segnare tutto e non mi ricordo più niente. Allora, quindi grazie Max per le belle parole. Sì, spero Trentino, che... da Battipaglia. Guarda, adesso la Marco è... la cosa bella è emozionare tutti i laziali, ma soprattutto quelli che stanno lontano, che magari vivono sempre molto la Lazio, perché lo so che la vivono, però questo, il nostro canale serve anche per stare vicini. Poi molti di loro vengono anche, vanno in trasferta in tutta Italia, vengono anche all'Olimpico, quindi lo so, perché per esempio la Battipaglia Laziale spesso è presente a Ponte Milvio, quindi anche la Lombardia. E tanti, la Lombardia, Paoletta, Modena in trasferta. Ma dai Giampiero come si diverta, bene, sì. Giampiero, allora, Daniele, ci sentiamo presto, grazie anche a te, Daniele Pezzo. Grazie a voi. Seguilo sul sito perché sta scrivendo sempre di più e secondo me tra poco scriverà tanto. Un saluto particolare a papà Marco. Un saluto a papà Marco, che prima ci ha mandato un messaggio che ci ha commosso papà Marco. Ti mando un abbraccio a Marco, lo seguiamo sempre, Marco Locurato, il presidente della sezione SS Lazio Carate. Un abbraccio Daniele, a presto, grazie. Buonanotte a tutti i fratelli e sorelle laziali. Anche a te, ciao, eccolo Marco, eccolo che ti manda il messaggio, voglio vedere quando vi mettete con la mia maglietta, hai ragione. Mercoledì io mi metto la maglietta tua. Io non ce l'ho, anche perché la mia mi sembra di fa su misura, Marco. Viene dei manna a due, poi tocca cucina. No, un abbraccio 4-2 pure per me. Ciao ragazzi, ciao a Daniele, ciao a Massimiliano Vienna. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Daniele, ciao a tutti, Giampiero, Massimiliano e Massimo. Ciao. Molto bene, saluto pure a Daniele Locurato e a Massimiliano Vienna. Ragazzi, siamo rimasti in tre. Giampiero non vede l'ora di mandare la sigla. Giampiero tagli e tagli i capelli. Che dobbiamo ricordare? Noi ricordiamo sempre i nostri social, sì. La voce dei laziali. La trovate su Facebook, Twitter e Instagram, e trovate anche il nostro sito, va bene? Sì, assolutamente. Trovate anche il nostro sito, lavocedelaziali.com, dove venite informati minuto per minuto di quello che sono gli argomenti della nostra Lazio. Perfetto, salutiamo anche, oggi siamo stati collegati in una maniera che non avremmo voluto per diversi motivi su Facebook, per un problema tecnico che ci abbiamo avuto, quindi probabilmente non è stata già da mercoledì, miglioreremo le cose già da mercoledì, torneremo con anche su Facebook nel migliore dei modi, e anche Twitter è andato,
E Giampiero fa segno, non so, che fa tutti i segni strani. Andiamo a mangiare un po' da lui, sta sempre a mangiare. Giampiero magna come con l'altro giorno, stava andando a fare la spesa al supermercato. C'ero pure io, a posto. Allora, abbiamo ricordato quindi i nostri social. Che dire, non mangiate voi, Giampiero, fa il pensierino della notte prima di andare a dormire. E che pensiero, oggi ho tanti pensieri oggi. No, comunque volevo dire una cosa, perché anche Giancarlo, un saluto pure al nostro Giancarlo, ragazzi, pedina fondamentale. Leggevo anche i commenti sui 20 milioni spesi per Murici, più o meno, e io vi faccio un'altra riflessione a tutti quelli che hanno scritto. Io non avrei speso 80 milioni per Osimè, per un ragazzino di 20 anni, quindi un grande investimento, però ha bloccato per ora il mercato a Napoli, perché se il Napoli si ha venduto all'AN, praticamente l'ha regalato a 20 milioni, mi sembra. L'anno scorso poteva vendere a 80, quest'anno ha regalato a 20. Se non vende Koulibaly e fa cassa il Napoli, è difficile che faccia movimenti grossi. Zio Walker ti ha mandato un messaggio personalizzato a te, Giampiero. A quale? Sì, leggi, una bella fetta di pane con crema di pepperoncino. Ce l'ho. Sta sempre a mangiare, ragazzi. Giampiero, me ne vedete credere, sta sempre a mangiare. Noi andiamo a fare yoyo e peperoncino. Sapete che faccio io? Mo, gira, vedrete se mi parte la ciabatta a Ponte Milvio. Me vado a fare una bella Guinness, quasi. Poi vado a casa, poi stiamo a posto così. Riaprite gli stati, quanto mi manca andare a Ponte Milvio. Salutiamo dall'Albania Iori Yagami, Ciao Iori, ciao, un saluto, ti aspettiamo mercoledì, sempre ore 21. Allora, ragazzi, abbiamo detto Max, un pensiero, ricordiamoci che a noi il sole ci bacia sempre, perché siamo i più belli, quindi i laziali questo non devono dimenticare. Assolutamente. Abbiamo la nostra storia è testimone, quindi noi non ci arrendiamo mai, sempre. Tutto ciò che viene fatto per amore va sempre al di là del bene e del male. Voglio ringraziare nuovamente i nostri amici di questa sera, su tutti il presidente dei Triuffi, il dottor Sergio Gragnotti. Voglio ringraziare Stefano Ghezzi di Sport Press 24 e Lorenzo Beccarisi di Città Celeste TV. Detto questo, l'appuntamento è mercoledì, assolutamente. Esatto, con più in alto del giorno, no. Ma già sei scordato? Non so se sarà lei che condurrà. Sì. Assolutamente. La nostra Camilla, salutiamo Camilla Spinelli, come salutiamo Giancarlo Serafino. Chi ci siamo scordati? Matteo Morigi. Poi chi ci siamo scordati? Abbiamo l'altro, siamo stati un po' tutti dentro. Il nostro responsabile grafica e video. Chiedo scusa, ragazzi. Grandissimo lavoro. Jacopo, che ci sta preparando delle belle sorprese. Jacopo Budoni, un grande abbraccio a Jacopo. E bene o male ci siamo tutti. Iori ci dice: sono stato all'Olimpico un anno fa, Lazio-Roma 3-0, magnifico. Grande Iori, e visto che sei stato e è finito 3-0, noi vieni pure al prossimo, ti aspettiamo il prossimo, sempre se riaprono il signore. Vabbè, per l'ultima giornata ci può stare, dai. Magari chissà. Ragazzi, ma avete finito? State a parlare, dovete chiudere mezz'ora fa. Giampiero, t'ho azzittato, vedi, t'ho disattivato il microfono, Detto questo, andiamo in chiusura, grazie a tutti, sempre Ale la Lazio, Ale la Curva Nord. In alti cuori sempre. Forza Lazio Carica. Forza Lazio Carica. Buonanotte a tutti. Giampi, manda la sigla. Azzurro intorno a noi, a guardarti manca le parole, per quanto è grande il nostro amore per te. Sei un'emozione che altri non capiranno mai, alziamo gli occhi al cielo e tu ci sei, e volerai così molto più in alto degli uomini e brillerai. Che non muore mai, come un respiro
sarai. Lazio per sempre esisterà. Il bandiere è un unico colore, il nostro cuore batte insieme a te. Un'aquila, onore, sudore, dal 1900 innamorati di te. Sei un'emozione che altri non capiranno mai. Alziamo gli occhi al cielo e tu ci sei. E volerai così molto più in alto degli uomini. E brillerai, tu vuoi come una stella che non muore. Sempre ci sarai, Lazio, per sempre esisterai. E volerai così molto più in alto degli uomini. E brillerai, tu vuoi come una stella che non muore mai. Sempre ci sarai, Lazio, per sempre esisterai.